partecipato al primo incontro, perché siamo stati molto impegnati con la situazione nostra locale, per richiedere mascherine, DPI, abbiamo fatto proteste, eccetera. Adesso la situazione si è appianata, ho visto praticamente quello che avete fatto in prima battuta, mi è piaciuto, e ho chiesto anche appunto che volevo partecipare. L'invito mi è arrivato da Maurizio Russo, che è il nostro segretario nazionale a Roma. Quindi volevo salutare tutti voi. Se mi concedete qualche minuto, volevo parlare di alcune cose importanti e anche volevo presentarmi, visto che è la prima volta che mi interfaccio, diciamo, con tutti voi. Va bene, tra pochissimi minuti iniziamo, così poi dopo regoliamo tutto il traffico. Posso? Aspetta, farò un primo velocissimo intervento io, poi dopo via via darò. Va bene, ok. Darò gli interventi. Sto cominciando a vedere nella chat quelle che hanno chiesto. Poi vediamo di regolarci un attimino. Due minuti. Devo fare una cosa. Dobbiamo togliere l'audio oppure non è un problema? C'è anche chiaro. Meglio toglierlo quando parlano gli altri. Ok, ok, va bene. Momento tieni. Ok, io sono Valerio, del giro di Viani e dei due comitati, dei due ospedali San Paolo, insieme a Cerboni e gli altri compagni. Ecco, niente, allora posso, vabbè, tolgo, dai, così puoi parlare tu tranquillamente. Non si sente più niente. Perché nessuno sta parlando, stavo meditando. Sì, si sente invece. Si sente. Stiamo meditando, stiamo digerendo. Questa volta mi sentite? Sono Mariolina. Sì, Mariolina, io ti sento. Bene, questa volta ci sono allora. Cambiato il computer o... Ho dato una martellata. Allora, mi posso dire una cosa? Prego. Sono Filippo Bianchetti di Varese. Ciao. L'altra volta non c'ero. Sì. Da mezz'ora ho un'altra riunione Zoom che era prenotata da prima, per cui dovrò sganciarmi, mi dispiace. Sì. Però sono fortemente interessato soprattutto a prendere contatti con persone della mia zona. Ho visto che ci sono un paio di gruppi, però io non li conosco. Castellanza e Gallarate. Sì, ho visto anche un Varese, però... Sì. Non so, a parte te, non so chi c'è. Adesso non lo trovo subito, però c'era. Per cui niente, adesso ascolto e grazie, ciao. Va bene. Comunque Gallarate c'è Gian Emilio Brivio che ha fatto un gruppettino. Poi a Castellanza ci sono io e c'è anche la sede in via Roma che è aperta, beh, a parte adesso il casino con il Covid, ma spesso è proprio aperta. Se hai voglia di fare un salto a Castellanza... Sì, anche con Brivio ho la mail. Comunque se vuoi fare un salto a Castellanza basta che
lo anticipi qualche giorno e ti faccio incontrare anche gli altri compagni. Non so se mi sentite, perché è la notte che mi collego. Ti sentiamo, chiunque tu sia, no, ti sentiamo. No, sono Antone, faccio parte della consulta di Napoli, con Paolo Firro. Mi ha invitato a partecipare, poi non so. Sì, sì. Va bene, buonasera a tutti. Grazie. Buon lavoro. Posso presentarmi anch'io, visto che prego. È stato citato Paolo Firro, anche a me lui mi ha invitato a partecipare a questa assemblea. Io sono Amilcare D'Andrea di Lioni, in provincia d'Avellino, dell'Irpinia, e abbiamo discusso un po' con Paolo perché c'è un progetto sul Borgo 4.0 che a quanto pare ancora non è sicuro, ma si scrive su alcuni giornali che sarà previsto il 5G e volevo un po' capirci qualcosa da comunicare anche ad altri cittadini interessati alla questione. Quindi se magari dopo ci sarà, anche, sarà presente nel, come ordine del giorno di questa assemblea, e niente, è questo. Sul 5G, che non è proprio, diciamo così, centrato sull'ordine del giorno di stasera, puoi comunque trovare, se hai un po' di pazienza, lo trovi agevolmente, sul nostro sito qualche documento. Sì. Noi abbiamo fatto comunicati con ISDE, poi anche delle cose nostre, poi vabbè, comunque documentazione un po' ce n'è. Sì, sì, ho 5G visto... in genere. Per cui se poi prendi contatto con la nostra mail, ti mandiamo quello che abbiamo. Perfetto, io ero rimasto da alcune ricerche, forse un vostro paper che avevate pubblicato forse nel 2017. E poi c'è quello dell'ISDE, fatto assieme a noi. E anche il modello di moratoria, ecco, che voi state utilizzando sul criterio di precauzione, sul principio di precauzione. Beh, volevo giusto, ecco, magari avere qualche contatto, se si organizzeranno su l'assemblea con qualche esperto tra di voi. Sarebbe interessante. Mandaci una mail in cui ci chiedi queste cose e vediamo di triangolare un po' le cose. Va benissimo. Se posso, vorrei presentarmi anch'io, visto che parliamo di Firro. Sono Gabriele Reise del coordinamento USB Sanità Nazionale e faccio parte di USB Veneto. Ero interessato al documento che mi ha inviato Paolo e sono qui un po' come uditore per poi riportare all'interno degli organismi sindacali un po' cosa si può fare assieme, insomma, all'ultimo momento. Per i Covid mi mandano sempre a me quando si parla di Covid perché lavoro da Crisanti, allora sono molto interessante. Vi presento anch'io, allora. Vai. Prego, prego. Posso? Sono Enzo Contaro e sono presidente della sua parte anche di Pentiero, che ha più volte in riferimento a questa lo dico anche in altre occasioni. Abbiamo partecipato con interventi, se è possibile, quando sarà il momento, tra altra call, prima delle 10, sono già prenotato. Grazie. Va bene. Vai. Ciao, sono Lorenzo, parlo a nome del coordinamento, una realtà composta da operatori, quindi lavoratori che non della Misenio, come ero segnato anche in chat, poi magari per il documento l'iniziativa presa. Va bene. Posso aprire? Vorrei presentarmi. Ora a Milano e faccio parte del gruppo di Rossana Beccarelli, Stati Generali della Medicina. Rossana stasera mi ha invitato a partecipare, quindi grazie. Sono qui con voi. Sì, vorrei presentarmi anch'io. Sono Tiziano Prodi, il presidente nazionale del segretario. La nostra associazione è presente in Cuoci e ci occupiamo da anni di tematiche trasversali. La sanità, il sistema sanitario pubblico, diciamo che non bisognerebbe lavorare solo in emergenza, ma in quella che è una costruzione, una visione un po' più di ampio sulla sanità pubblica, sulla salute pubblica. E per questo siamo esterni del SISM, per ascoltare magari di coordinamento nazionale. Mi posso presentare? Vai. L'associazione Salute Vita, che si chiama Vicenda Fonderia Pisano, dell'inquinamento ambientale che abbiamo qui a Salerno, perché ci state dando una grande mano anche con il vicepresidente e il dottor Esposito, tutti e tre che siete anche consulenti di parte, studio epidemiologico che si sta svolgendo da parte della Procura. Siamo qui per ascoltare innanzitutto tante quello che fa Medicina Democratica. Io fra 10 minuti mi ascolto perché sto andando al lavoro, sto sul motorino. Poi dopo mi rimetto. Ok.
Allora, potremmo anche iniziare. Quarto d'ora accademico abbiamo fatto, anche se vedo che c'è Enrico Cagliano. Allora, per chi non ha seguito, comunque sul nostro sito, oltre a trovare ovviamente l'appello, la sintesi della precedente riunione. Oggi dovremmo fare gli obiettivi o comunque gli indirizzi che ci siamo dati o che abbiamo comunque condiviso un'altra volta. In brevissima premessa, devo dire che ovviamente, ma questo succede sempre quando qualcuno si prende un po' la responsabilità, che è anche un onere, di attivare un'azione come quella che abbiamo, stiamo cercando e che ci sembra di riuscire a, di essere riusciti ad attivare, finisce un po' per essere un po' tra incudine e martello, cioè in qualche modo può toccare sensibilità, storie che non sono ovviamente tutte uguali, quindi in qualche modo può anche rischiare di scontentare da una parte e dall'altra. Lo dico perché diciamo alcune osservazioni che ci sono pervenute e di cui terremo ovviamente conto sono due sostanzialmente. La prima che qualche associazione con cui normalmente noi abbiamo contatti, lavoriamo da tempo, si sono un attimino, diciamo così, hanno protestato per non essere state coinvolte dall'inizio di questo percorso. Abbiamo scritto comunque ricordando che questo è un percorso che ha avuto una gestazione in primo luogo al nostro interno, ma soprattutto perché vedevamo che c'è la necessità di un intervento rispetto a quello che succedeva intorno per il rilancio, per cogliere per certi versi l'occasione che l'evidenza dello stato della sanità pubblica in particolare ha evidenziato nell'attuale situazione di emergenza e che ovviamente ci spaventava un po' rispetto alle dimensioni che abbiamo. D'altra parte, Nunzia, chiudi la porta. D'altra parte, la nostra storia in qualche modo ci spingeva a farci carico di questa proposta. La nostra storia, perché per chi non lo sa, Medicina Democratica è nata nel 76 e quindi ha vissuto in prima persona la battaglia per arrivare alla riforma sanitaria nel 1978. Quella che a nostro avviso è quella da riprendere e ad attualizzare e rinnovare ovviamente rispetto alla situazione attuale, che ha mostrato tutta una serie ovviamente di magagne, in particolare per quanto concerne la deriva della privatizzazione e quant'altro. Abbiamo sentito nell'appello, per cui noi ci siamo sentiti in particolar modo in prima persona responsabili, diciamo così, di lanciare questa iniziativa, che vediamo che ha avuto un buon successo, senza voler assolutamente superare o, come dire, fare i primi della classe o cose di questo genere. Ribadiamo che tutte le associazioni hanno pari dignità e libertà di parola, di partecipazione, di intervento in questo coordinamento, proprio perché vediamo che siamo numerosi, si tratterà di trovare il modus operandi per poter al meglio andare avanti. Per cui c'è stata questa, diciamo così, osservazione che siamo di conto, ma che comunque di fatto è superata da come ci stiamo muovendo. E l'altra, diciamo, osservazione è stata sul ruolo dei soggetti, diciamo, non associativi. Noi l'appello l'abbiamo mandato ai partiti, l'abbiamo mandato ai sindacati, l'abbiamo mandato anche a alcune istituzioni, in sostanza. Alcuni hanno risposto, l'altra volta c'era il rappresentante del partito di Rifondazione Comunista, oggi vediamo che si sono aggregati, diciamo così, sono detti interessati, abbiamo visto i COBAS, l'USB, che sono presenti, ma abbiamo avuto anche l'appoggio
della segretaria generale della funzione pubblica della CGIL. Per cui vediamo che c'è anche una risposta da parte di questi soggetti organizzati, chiamiamole così, storici. Non vogliamo entrare in discussioni sul ruolo, quale ruolo hanno i partiti, quale ruolo hanno il sindacato, quale ruolo hanno le istituzioni in un ambito come questo. L'altra volta alcuni interventi in qualche modo che rappresentavano persone, associazioni che per motivi diversificati avevano erano ormai disamorati, diciamo così, rispetto in particolare ai partiti, buttavano lì che ritenevano non opportuno la presenza dei partiti in maniera esplicita. Ho scritto nella sintesi che comunque i partiti c'erano, avevano diritto di contribuire alla discussione. Il PRC non l'ha presa proprio bene come su come l'ho scritta, ma voglio ribadire che assolutamente qui vale quello che uno dà, il contributo che dà, a prescindere dalla denominazione che porta. Per l'associazione ovviamente è più facile perché formalmente rappresentano delle entità che escono dalle esigenze di auto-organizzazione popolare. Sui partiti magari c'è i meccanismi sono un po' diversi, però hanno anche loro un ruolo, come l'hanno avuto positivamente alcuni perlomeno ai tempi della riforma sanitaria. Non sono semplicemente solo i movimenti che non avevano la forza, ovviamente semplicemente non votavano in Parlamento per la riforma, ma hanno avuto bisogno anche dell'aiuto dei partiti. Per cui quello che invito è quindi non entrare in discussioni di questo genere sui ruoli in particolare di altre strutture organizzate, in particolare sindacati e partiti, ma di metterci un po' alla prova sulle cose e di guardare alla luna e non ad altri aspetti, cioè gli obiettivi fondamentali che non sono facili già da ottenere, quindi hanno bisogno di tutta la forza di tutti. Finito questo cappellotto, ricordo brevissimamente qual è formalmente, diciamo così, tra virgolette, l'ordine del giorno, che nasce dal report della precedente riunione. Nella precedente riunione noi abbiamo deciso, oltre a ricordare ovviamente che l'appello in quanto tale è un work in progress, non è che è quello il testo ed è immutabile come le tavole della legge, ma è stata una prima elaborazione per cercare di avere una base condivisa, quindi potrà essere implementato, migliorato, ampliato, modificato nel tempo. E appunto una delle prime cose che avevamo definito era quello di farne una versione, scusatemi il termine, popolare, cioè una versione sintetica che potesse essere utilizzata in tutti gli ambiti direttamente con le persone che non hanno una diretta o già approfondita conoscenza delle questioni. Quindi un aspetto su cui discutere sicuramente è questo: come realizzare questo manifesto. Potremmo vedere le persone che possono essere disponibili, costituire un gruppo di scrittori, diciamo così, che partendo poi il cappello dalla discussione potrà scrivere questa versione, diciamo così, tra virgolette, semplificata dei nostri principali contenuti. Un secondo aspetto, e anche qui potrebbe essere questa assemblea, chiamiamola questo coordinamento, potrebbe gemmare un gruppo ad hoc, è quella dell'RSA. Non solo e tanto, vabbè, ovviamente c'è l'emergenza di come sono state utilizzate impropriamente le RSA come punti per trasferire persone ammalate di Covid, con tutto quello che purtroppo è successo, ma anche alla base
quello che noi da sempre sosteniamo, e non solo noi, probabilmente anche molte delle vostre associazioni, che l'assistenza alle persone anziane deve far parte del servizio sanitario, non è un albergo in cui si manda la gente in attesa di morire, ma è una forma di cura e per garantire una buona qualità di vita alle persone. E quindi bisogna, uno degli obiettivi che era anche nell'appello era quello di riportare integralmente l'RSA nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, quindi tendenzialmente, non direi quasi esclusivamente di carattere pubblico. Su questo ci sono molti che hanno già lavorato, c'è Fulvio, Aurora, per fare un nome, e quindi potrebbe essere una buona cosa costruire un gruppo che lavora in particolare su questo aspetto. Un altro tema importante su cui avevamo accennato era appunto quello dei luoghi di lavoro, in particolare in questo periodo di ripresa dell'attività lavorativa. Noi abbiamo fatto appunto dei contributi come i diversi vademecum che sono sul nostro sito. Raccogliamo anche tramite l'osservatorio con Vittoria Agnoletto quesiti e quant'altro, cerchiamo ovviamente di rispondere al meglio per indirizzare i lavoratori e le loro rappresentanze per meglio essere tutelati e autotutelarsi nei luoghi di lavoro. Anche questo ovviamente è un tema che è storico per Medicina Democratica, perché è nato proprio in fabbrica nell'ottare per l'affermazione della salute nella fabbrica e al di fuori della fabbrica, e quindi complessivamente per la salute nella sua accezione più ampia, e pretendendo che tutto questo sia collegato, come in qualche modo cercava di fare appunto la riforma sanitaria del 78. Anche qui costruire un gruppo di lavoro, o comunque siamo un modo per confrontarci su questi aspetti, ovviamente è ben gradito, è penso un obiettivo importante. Un altro aspetto di cui avevamo parlato era quello di cercare di approfittare della ampiezza e dei territori coperti, diciamo così, dalle tante associazioni, per poter raccogliere informazioni e analisi e valutazioni sullo stato della sanità pubblica e privata nelle diverse regioni, che potrebbe costituire un dossier, un documento, un ulteriore contributo da rendere poi pubblico tra di noi e all'esterno, per poter poi spingere verso quelli che sono i nostri obiettivi. Un altro obiettivo era quello di cercare di avere i contatti con gli operatori sanitari. Vedo che adesso sono presentati gli studenti, il SISM e poi l'altro comitato romano, quindi sicuramente positivo, perché senza gli studenti che saranno medici, e i medici di oggi, i nostri obiettivi ovviamente saranno più difficili, perché anche riguardano poi anche il loro status, diciamo così, professionale, e il modo di rapportarsi con l'utenza, con i pazienti, con i cittadini. Queste erano le cose ovviamente da sviluppare, su cui creare, definire degli obiettivi delle persone che ci lavorano in un tempo, diciamo così, breve, tra virgolette, quindi anche tenendo conto di tutti gli aspetti dell'emergenza attuale. A medio termine avevamo definito di cercare di mettere assieme un progetto di legge che riprende, ovviamente partendo dalla base che è la riforma sanitaria del 78, attualizzarla, e quindi vuol dire, noi abbiamo detto esplicitamente, non tanto andare a fare delle correzioni qua e là dove la deriva è più evidente, è più negativa, ma proprio cercare di ripensare, attualizzando la situazione di oggi, ma grosso modo con quei principi di allora, una nuova legge
un nuovo testo unico, chiamiamolo così, delle leggi sanitarie. Questo ovviamente è una cosa estremamente complessa, per cui ci vuole tempo e quindi può essere fatta nel mentre si fanno le altre, senza avere l'obiettivo di farla spuntare fuori dall'oggi al domani. Poi un pregio di legge potrà essere utilizzato come strumento per poi nel raccogliere le firme, per poter poi ampliare la conoscenza ad altri soggetti, cittadini e quant'altro. Da ultimo, ma questo è proprio forse poi Fulvio che ha partecipato all'ultima, non so se c'è qualcuno in linea del comitato Rodotà, ma comunque poi se non c'è Fulvio potrà dare gli ultimi aggiornamenti. Il comitato Rodotà sta valutando la possibilità di mettere in piedi, però ovviamente non da oggi al domani, perché questo è ancora più complesso, un referendum che andrebbe a toccare, diciamo così, a eliminare alcuni parti delle leggi che sono intervenute sulla riforma sanitaria e hanno in qualche modo favorito la deriva attuale, in particolare gli aspetti di privatizzazione. Questo è un po' su dove ci eravamo lasciati l'altra volta, questi erano i punti principali. Ovviamente possono non essere gli unici, ci mancherebbe, no? Siamo tutti pronti ad acquisire ulteriori proposte e interventi e segnalazioni di aspetti che non abbiamo considerato nell'appello o che comunque si ritengono importanti in base alla propria esperienza. Scusa, ti devo salutare. Volevo sapere se esce un report di questi. Sì. Allora, ci sarà comunque la registrazione. Sì. Che metteremo sul sito. Bene. Per cui se uno ha pazienza se la può andare a guardare, e poi prima del prossimo incontro faremo comunque un riassunto di quanto esce da questa. Grazie, ciao. Sarai informato. Ciao, ciao. Ok, allora io adesso lascio la parola. Ci sono alcuni interventi che sono già stati prenotati nelle presentazioni iniziali e quant'altro. Chiederei tramite la chat di via via di chiedere interventi, poi cercherò di far intervenire via via che vedo nella chat la richiesta. Se vi sembra che sto aspettando troppo, insistete, perché magari, come sto vedendo, che scorre abbastanza velocemente, non vorrei che mi sfuggisse qualcuno. Allora, io farei intervenire, che hanno chiesto in prima battuta, il rappresentante di Basta Veleni. Ecco, vi chiederei negli interventi di riuscire a stare entro 5 minuti per permettere, ovviamente siamo in 100 e non riusciamo a parlare tutti, però almeno quelli più... che hanno più voglia, ritengono di avere più cose importanti a dire. Per cui farei parlare per primo il rappresentante di Basta Veleni e poi Cordaro di Aibel, e poi a seguire vi dirò chi. Basta Veleni c'è? È in linea? Non lo sento. Controlla che c'è il microfono aperto. Non lo sento. Allora, saltiamolo un attimo. Magari c'è qualche problema tecnico. Per cui Cordaro Aibel, se mi sente. Sì, io ti sento e se posso intervengo allora, mantenendomi sempre nei 5 minuti. Allora intanto ringrazio Medicina Democratica che come al solito riesce ad avere una sensibilità particolare, percepire i passi fondamentali da fare in alcuni momenti, insomma, come questo particolarmente drammatico. L'iniziativa è importante per due motivi. Uno perché, insomma, si sta stabilendo un processo politico nei confronti della definizione di una realtà del futuro che mi sembra estremamente importante, financo a una proposta di legge popolare, insomma, su questa questione della sanità. Ma la seconda cosa è che finalmente insomma, abbiamo avuto modo come associazioni di rincontrarci, di sentirci
di vedere quali che sono i nostri obiettivi, di anche di conoscerci poi profondamente nelle situazioni. Per cui questo già di per sé è un elemento estremamente importante. Noi come AIBEL siamo un'associazione italiana benessere del lavoro, ci occupiamo da sempre di una parte specifica dell'attività lavorativa, ovvero sia di quello che è riferito genericamente alla prevenzione del potenziale stress lavoro correlato, quindi mi riferisco all'81, alla legge sulla sicurezza, ma ancora di più noi siamo andati un po' oltre, perché non ci interessa soltanto definire le persone che possono star male, come in qualche modo purtroppo la legge 81 mal fatta e mal costruita su questo aspetto determina, ma cerchiamo in qualche modo di progettare una realtà che valuti la dimensione del disagio in senso complessivo, ma visto all'interno anche di un processo organizzativo. Non possiamo immaginare che una persona sta male solo perché sta male, perché altrimenti possiamo sempre, come al solito, ridefinire le problematicità come soggettive, come personali, eccetera. È un processo organizzativo che si propone come disfunzionale a una realtà lavorativa e quindi alle persone che abitano quella realtà lavorativa. Dico abitano perché le persone poi quando lavorano la quantità di tempo e di impegno emotivo, specialmente in sanità, come anche in altri settori, in altri comparti, ma insomma mi riferisco alla sanità, è profondamente intenso, per cui le persone abitano un posto di lavoro. Ecco, per cui questa è la nostra, e qui l'abbiamo fatto con logiche, come abbiamo già detto in altri momenti anche di incontro con Medicina Democratica, proponendo proposte di modifica dell'81, proponendo aspetti di processi riferiti anche di leggi riferite al mobbing e quant'altro. Oggi ci troviamo per cui in una situazione in cui noi viviamo la realtà della sanità come particolarmente drammatica, però io credo che tutte le persone che stanno in questa chat sanno che la situazione drammatica non è oggi è particolarmente drammatica, ma è drammatica da tanti anni. Per cui la realtà in qualche modo è quella di riuscire a riprogettare non solo una strumentazione, una modalità tecnico-strutturale, un fattore di contenuto strutturale, ma è quello di cominciare a ripensare anche un modo di essere all'interno di questa sanità. Per esempio, voglio dire, ponendo al centro della dimensione e dell'operatività l'individuo, ma non l'individuo inteso come una volta si diceva il paziente al centro della... No, l'individuo è inteso come il paziente, ma anche l'operatore, per cui l'umanizzazione di questa situazione passa necessariamente all'interno della rivisitazione di quelle che sono state le leggi che hanno portato a un'aziendalizzazione. Per cui questo, che in qualche modo è stato citato in uno dei resoconti del dibattito, ci trova perfettamente d'accordo. Noi proponiamo, arrivo alla chiusura, che sia come credo ciò poi già è stato definito, che siano definite delle realtà satelliti a questo processo comune. Per esempio, a me mi piacerebbe che in qualche modo sia costituito sempre all'interno dell'organizzazione, diciamo, delle associazioni madre, delle realtà come per esempio quella del lavoro. Cominciare a ripensare anche l'aspetto del lavoro. Io credo che la sanità sia un elemento fondante da modificare e che però appresso deve portare tutte le realtà dei processi organizzativi all'interno della situazione del mondo del lavoro. Credo che questo sia un obbligo, anche perché la confusione che potrà nascere domani in una realtà di un lavoro che cambia sarà molto importante. Ultimissima cosa, noi ci stiamo occupando anche di quello che sarà, diciamo, nelle nostre realtà dove siamo operativi, di quello che in qualche modo sarà la problematicità di domani degli operatori sanitari. Noi oggi possiamo immaginare che la complessità porti ancora ad una diciamo ad un eroismo, brutta parola, quanto non mi piace, delle persone a intervenire con una certa coerenza, ma noi ci aspettiamo che la problematicità nascerà quando si abbasserà la tensione, e là saranno veramente grossi problemi, dove usciranno fuori gli aspetti e le complessità di un'organizzazione che non ha funzionato e le problematicità degli individui. Per cui
noi ci associamo, ma la già abbiamo fatto una precedente call attraverso l'intervento che ha fatto Gino Carpentiero, socio di Medicina Democratica ma anche di AIB, all'iniziativa di Medicina Democratica, nella speranza che sia presa in considerazione anche questa realtà del lavoro nell'ambito della sanità e anche in altri ambiti, però specificamente nell'ambito della sanità, perché non possiamo immaginarci, ma questo so che non è nelle vostre corde, soltanto un qualcosa, una legge, un progetto che riveda soltanto il contenitore di questa sanità. Bisogna cominciare a pensare a quello che è il contenuto, cosa fare e come farlo all'interno di quella realtà. Grazie. Va bene, Sebastia Veneni non è tornato. Ci sono in linea. Ok, allora in linea. Vai tu, poi il rappresentante dei COBAS. Perfetto. Allora, io sono Roberto, faccio parte di Bastavelini, presento Bastavelini, ero presente anche, ho seguito la trasmissione della volta scorsa, ne abbiamo discusso al nostro interno. Bastavelini è un tavolo di coordinamento, fanno parte di Bastavelini una sessantina di comitati ambientalisti che lavorano sul territorio. Il territorio è quello di Brescia, la provincia di Brescia, che è una provincia veramente molto disastrata. Magari vi do alcuni dati, perché ritengo che la qualità della medicina non possa transigere dalla qualità dell'ambiente, che è strettamente connesso. A Brescia ci sono una ottantina di milioni di tonnellate di rifiuti tumulati in discarica. C'è un sito, Caldiroli lo sa perché è venuto a fare un convegno con noi un paio di mesi fa, c'è un sito di interesse nazionale, il sito Caffaro, dove risiedono, in questo sito risiedono 25.000 cittadini con problemi veramente molto grandi, perché c'è problemi di diossine, problemi di PCB, problemi di mercurio e così via. Ci sono 13 grandi impianti siderurgici, medi e grandi impianti siderurgici. C'è un inceneritore, domani sera, anche per questo che io mi staccherò fra poco, perché domani sera, domani ci sarà l'assemblea soci. Noi tre di Bastavelini hanno acquistato alcune azioni per poter partecipare all'assemblea di Bastavelini, all'assemblea di A2A. C'è questo grande inceneritore che brucia 720.000 tonnellate di rifiuti all'anno, che sono per due terzi provenienti da fuori provincia, fuori regione. Ci sono 2.300.000 tonnellate all'anno di rifiuti industriali e rifiuti speciali. Ci sono 500 aziende che trattano questi rifiuti per cercare di recuperare materia prima, che comunque il 15-20% di questi rifiuti vanno a finire in discarica perché sono ulteriori scarti. C'è un problema di agricoltura industrializzata, molto industrializzata. La pianura padana è un problema per questo. Ci sono allevamenti intensivi, in alcune zone ci sono due maiali per ogni cittadino residente. Ci sono spandimenti di gessi e di fanghi che stanno contaminando anche la falda. Insomma, questa è la situazione. Io credo comunque che sia veramente, non voglio dire prioritario, ma molto importante che all'interno di queste discussioni si tenga veramente presente quello che sono le condizioni ambientali. Perché senza avere ben presente le condizioni ambientali, prima parlavano di condizioni di lavoro, anche di condizioni di salute anche nei luoghi di lavoro. Ecco, io credo che coloro che lavorano negli allevamenti intensivi, nell'agricoltura industrializzata, nei 13 impianti siderurgici, non siano nelle condizioni migliori per poter garantire la loro salute e così via. Per cui ritengo che se effettivamente il problema della prevenzione è un problema prioritario, credo che curare in un modo particolare l'ambiente sia veramente necessario. E secondo me
Bastavelenni, ma non soltanto Bastavelenni, anche altri comitati che lavorano sul territorio in Italia possono dare veramente un contributo fattivo a questa iniziativa. E nella nostra discussione precedente avevamo toccato anche la probabilità di raccogliere firme per un'iniziativa per una legge di iniziativa popolare. Ecco, noi abbiamo avuto esperienze abbastanza negative in questo senso, perché io ho raccolto almeno 4-5 volte le firme per iniziative, per leggi di iniziativa popolare. Queste sono andate a finire tutte in un cassetto e non si sono più viste, non si è più capito di che cosa ne abbiano fatte. Ecco, per cui per il resto condividiamo pienamente quello che è stata la discussione precedente. E adesso vedremo quello che sarà questa, come uscirà il contenuto di questa discussione e eventualmente vedremo che tipo di contributo possiamo dare. Vi ringrazio molto di avermi dato questa opportunità. Ovviamente Bastavelenni ha aderito anche formalmente a questa iniziativa. Vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato e vi auguro buon lavoro. Grazie, buonasera. Ok, grazie a te. Adesso intervento del rappresentante di Comas, Francesco Scamporrino. Scusami. E poi Scamporrino. Francesco Scamporrino. Scamporrino, adesso vedo tutto il nome, scusa. Sì. E poi dopo di te Enrico Gagliani, Notrive. Vai. Intanto volevo assicurarmi che l'audio si sente bene. Ti sentiamo benissimo. Che mi sentite bene. Io sì. Benissimo. Allora, quindi avete capito, sono Francesco Scamporrino, sono infermiere professionale. Sono infermiere professionale, non si usa più, in unità coronarica in terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro, azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Sono un rappresentante RSU in azienda per i COBAS, chiaramente, e faccio parte anche dell'esecutivo nazionale del nostro sindacato. Io questa sera ho deciso di infilarmi insieme a voi praticamente perché dove c'è cambiamento, dove si cercano soluzioni per la sistemazione dello sfascio sanitario, io ci devo essere perché insomma devo dare il mio contributo e quindi ho accettato questo invito e mi è dispiaciuto che, ripeto, non ci sono stato la volta scorsa. Oggi è la festa degli infermieri e rivolgo un abbraccio a tutti i nostri colleghi, scusa, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo, vai, vai. Sì, allora rivolgo un abbraccio a tutti i nostri colleghi che si sono infettati, altri che magari hanno perso la vita e la sanità non è vero che è cambiata, ancora siamo praticamente in mezzo a una strada, c'è tantissimo da fare. Io non so neanche se risulterò positivo domani, perché sono reduce da una notte in ospedale in cui si continuano a ricoverare nel mio reparto persone che sospetti positivi, con tamponi non fatti, protocolli non rispettati bene, tutte queste cose qua. Quindi ancora siamo, dopo 5 mesi, nel disastro più totale. Quindi la lotta non si può fermare e deve essere sempre attiva e non dobbiamo abbassare la guardia. Non so cosa sta succedendo negli ospedali del nord, ma io sono sicuro che tutte le persone che si sono infettate, tutti quelli che hanno avuto problemi, il motivo è riconducibile alla carenza di dispositivi e alla mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro. Detto questo, io volevo dire che appunto voi avete intitolato l'altra volta la salute non è una merce e la sanità non è un'azienda. Questo è il titolo della nostra iniziativa. Beh, dobbiamo dire che la salute è una merce e la salute è un'azienda. Ci siamo? Perché in questo momento noi capiamo che la sanità serve per far fare profitto perché è profitto. Le persone che si ricoverano sono praticamente numeri per far soldi. Stiamo venendo fuori da una situazione che ora stiamo pagando di disastro sanitario di tantissimi anni e chiaramente, come dicevate poco fa, ci sono delle leggi che vanno cambiate. Io faccio un esempio.
vi sentireste di abitare in una casa pericolante dove praticamente è stata costruita con cemento depotenziato e ferro arrugginito? È chiaro che da un momento all'altro questa casa ci casca addosso. Quindi non è che qua si tratta di cambiare, si tratta di demolire e ricostruire. Ora, noi chiaramente il Covid ci sta insegnando tante cose, come dire che io non la vorrei dire questa cosa, però la dico, non tutti i mali vengono per nuocere a volte, no? Perché con il Covid praticamente si sono fermate tante cose, ci siamo fermati tutti, abbiamo riscoperto tante cose che stavamo perdendo e adesso ci siamo accorti del vero disastro e del pericolo della vita che corriamo, il pericolo per la nostra vita. Chiaro, siamo tutti quanti in pericolo ogni giorno che andiamo a lavorare. Io ieri sera, parlando con una dottoressa, mi ha detto: Francesco, quando pensi che finirà questa storia, questa cosa? Io ho risposto: tu mi stai facendo questa domanda perché non ti senti sicura nel tuo posto di lavoro, perché altrimenti questa domanda non la facevi, perché se tu eri protetta qua dentro, anche se il virus durava 10 mesi, un anno, tu saresti stata tranquilla e invece sei in pensiero, perché non abbiamo i dispositivi di sicurezza, non abbiamo ancora ad oggi le protezioni. Detto questo, noi dobbiamo parlare, a mio avviso, di causa e di effetto. Noi possiamo parlare degli effetti, ma prima di parlare degli effetti dobbiamo parlare di quelle che sono le cause. Chiaramente le cause, spesso non ne parliamo nessuno di questa cosa, ma il problema più diffuso che ci ha portato al disastro, chiaramente, è la politica della raccomandazione, della meritocrazia, la politica che è mescolata alla sanità italiana, alla mafia. Di queste cose non se ne parla. Sono questi i disastri sanitari, cari colleghi. Sono questi, perché se noi non riusciamo, non interveniamo, non scorporiamo quelli che sono i problemi politici con i problemi sanitari, se noi continuiamo a portare al potere persone corrotte, persone che praticamente non sono in grado, che per fare una legge ci devono fare 10 decreti, è chiaro che saremo sempre di più verso il baratro. Allora noi dobbiamo cambiare le leggi. Cosa possiamo fare? Perché dobbiamo proporre anche le nostre soluzioni. Dobbiamo trovare delle leggi in grado di non dare potere a chi comanda, a chi raggiunge un posto di dirigenza. Come facciamo per fare questo? Chiaramente dobbiamo eliminare la politica. Sì. Scusami. Chiaramente dobbiamo eliminare la politica della raccomandazione, la politica degli incarichi, delle commissioni, dei consulenti. Allora, cerchiamo delle leggi che diano spazio alle persone meritevoli e guardate che se noi riusciamo a portare la gente che merita, poi tutti quanti ci troveremo bene, perché abbiamo al nostro fianco delle persone che ci tutelano, delle persone che sanno quello che fanno e magari quando c'è un disastro o c'è il Covid che potrebbe tornare con Covid-20, con Covid-21, ci sentiremo tutti un po' più protetti. Vorrei dire tante cose, ma chiaramente in 5 minuti non si può dire tutto. Ci saranno altri interventi che possiamo fare e parleremo di cose anche più importanti. Vi ringrazio per l'invito e passo la parola agli altri. Grazie. Tutti possono scrivere tramite la nostra mail e poi la aggiorniamo a tutti gli altri. Allora, adesso Enrico Gagliani, Notriv, e poi dopo di lui Lorenzo Varaldo del Comitato contro la nuova nuove autonomie differenziate. Enrico Gagliani, c'è? Sì, grazie. Si sente? C'è l'audio? Sentite? Sì, vi sentiamo, vai pure. Sì, perfetto. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità che ci viene offerta. Questa iniziativa ci è stata assegnata in particolare da Mario Muggia, che vedo 3 partecipanti, e anche dal Comitato Rodotà, con cui abbiamo condiviso un'assemblea, un'esperienza il 2 maggio scorso, in cui si parlava di rafforzamento del welfare messo a dura prova da quella che è appunto Covid-19, che se proprio, come diceva qualcuno prima, un peggio è proprio quello di avere, come dire, accesso un faro
evidenziando quelle che sono le contraddizioni e le fragilità di un sistema che è stato letteralmente demolito attraverso dei processi, dei tagli lineari, cose che nei vari settori, dalla scuola, alla sanità, al lavoro, che conosce meglio di noi. Questa sera chiaramente con Notrive qui, e assieme a me c'è anche Francesco Masi, il nostro portavoce nazionale, per dire che è interessante molto poter condividere il percorso da voi avviato, perché teniamo le questioni da voi sollevate primaria importanza, prioritaria in un momento così drammatico, ma erano già prima in realtà, quindi questa è forse l'opportunità, l'occasione, in un momento così tragico che ci viene offerta, è quella di poter parlare e di poter aggregare espressioni vaste, diciamo, della società civile e delle varie realtà sociali intorno a un tema che ci riguarda in modo molto diretto. E chiaramente noi veniamo da un vissuto di presenza nei territori in cui l'estrattivismo fa sentire la sua ferocia, e quindi ogni volta ci siamo confrontati con nuovi progetti di estrazione, di stoccaggio e anche estrazione a uso produttivo di idrocarburi, gas come petrolio, ci siamo confrontati con le forti criticità rappresentate da questi progetti e soprattutto sugli impatti, con le esternalità di tipo sanitario che questi progetti comportano. Ci stiamo battendo per l'obbligatorietà della VIS in tutti questi casi, ma con grandissime difficoltà, come potrete immaginare, e in questa fase in particolare, questo particolare momento storico, cerchiamo di trovare dei momenti di aggregazione con tutti coloro i quali, affrontando lo stesso tema da punti e prospettive diverse ma convergenti, si battono per la riversione ecologica e sociale di un sistema che non sta chiaramente più in piedi, e quello che sta accadendo in questi giorni è la prova fatta. Fermo restando che al di là di Covid esiste un'emergenza più grande, che è quella sociale economica, che ancora non stiamo attraversando perché siamo soltanto agli inizi, e di quella ce n'è un'altra ancora più devastante se non gestita per tempo. Abbiamo una finestra di appena 9 anni, che è l'emergenza climatica, perché siamo qui. Molto velocemente, anche perché è giusto che i tempi siano contingentati, e tornando al punto del rafforzamento del welfare, in particolare in questo incontro che abbiamo avuto il 2 maggio con altre 50 realtà organizzate, diciamo così, noi abbiamo individuato, abbiamo cercato di dare una lettura di quello che sta accadendo, ma al di là di questo abbiamo cercato di capire che cosa può, quale può essere il lastro che può fare da cemento e smuovere il sistema, da cemento tutte le varie vertenze e campagne che in questo momento sono in corso. Non solo in questo momento, perché parliamo di campagne, di vertenze decennali, ormai quello della sanità è la prima probabilmente, ma mi riferisco anche al fatto che ci sono delle cose che vengono da molto lontano, di cui chiaramente non scopriamo l'esistenza soltanto oggi. E noi pensiamo che probabilmente, diciamo, tutto ciò che può, diciamo, il collante di tutte queste campagne sia il nodo delle risorse, perché è lì che andiamo a sbattere. Ogni volta parliamo di energia, se parliamo di scuola, se parliamo di lavoro, se parliamo di servizi sociali, se parliamo di sanità, se parliamo di cultura, qualsiasi tema noi andiamo ad affrontare in questo contesto è legato allo snodo principale, che è quello delle risorse. Allora, quello che noi parteciperemo al nostro percorso, ma che vorremmo anche condividere con voi, è la necessità di intervenire in modo diretto e duro su alcuni elementi che determinano in questo momento una pessima allocazione delle risorse. E mi rivolgo anche ad altri che partecipano questa sera all'assemblea. Ho visto altri, per esempio, tra i partecipanti, altre realtà, che già dal 2013 si battono per un nuovo modello di finanza pubblica e sociale, perché probabilmente è da lì che bisogna ripartire, per rilanciare una battaglia che è stata combattuta ma probabilmente con armi impari, e oggi forse è il momento di metterci tutti assieme e di farle tutte assieme determinate cose. Mi riferisco al fatto che non è più sostenibile che 20 miliardi vadano in sussidi di vario genere alle fonti fossili nel nostro paese, cioè come pagare i carnefici sostanzialmente, e quindi sarebbe il caso di convertire
per la riconversione appunto in senso ecologico del sistema produttivo, non parliamo poi delle spese militari, perché sfonderemo, diciamo, a porta aperta. Ritorna il nodo di Cassa Depositi, che ben potrebbe essere la banca di un nuovo Green New Deal italiano. Di Cassa Depositi e Prestiti so che è in corso una campagna sempre di app in questi giorni, diretta in particolare all'amministrazione locale, e c'è chiaramente ci sono altri due elementi che, di cui non bisogna, non si può non tenere conto. Uno, Enrico, che è arrivato a 5 minuti. Sì, poi, scusa. Sì, finisco, che è quello dell'autonomia regionale differenziata, perché Covid ha dimostrato che quel progetto era fallimentare prima e lo è ancora adesso. E in ultimo, il vincolo dell'obbligo di pareggio di bilancio introdotto in Costituzione. Ecco, questi sono alcuni elementi di riflessione che offriamo anche a voi, sapendo appunto che il vostro percorso si indirizza verso obiettivi che sono assolutamente condivisibili, e evidenziando come comunque lo snodo finanziario sia probabilmente qualcosa che ci unisce tutti in questa battaglia per la riconversione in senso ecologico e sociale del sistema. Grazie, chiedo scusa per aver sfruttato i tempi. Niente. Allora, adesso Lorenzo Varaldo e poi dopo Aida Trentalance. Sì, ciao a tutti, buonasera. È stato nominato adesso la questione dell'autonomia differenziata. Io rappresento il Comitato Nazionale per il ritiro di qualunque autonomia differenziata, che esiste da quasi un anno. E ci siamo riuniti sabato nell'Assemblea Generale dei Comitati di Scopo, che sono 40 in tutta Italia, distribuiti in tutta Italia. Abbiamo deciso, quello che avevo già un po' anticipato l'altra volta, di aderire a questa iniziativa, a questo coordinamento, e condivido anche la visione generale proprio della stesura dei testi e delle forze che aderiscono, che rende particolarmente necessario avere, come dire, una forma anche nelle cose che si dicono e che si affermano un po' larga, perché tutti possano rientrare nonostante le differenze che possono esserci. Lo dico perché le due proposte che sono emerse dall'assemblea, dalla discussione, non sono, lo dico subito, vincolanti, proprio in questo senso, cioè non è un prendere o lasciare o un vero emendamento, sono due suggerimenti delle quali però mi faccio portavoce, e sono uno di essere più precisi nella formulazione dell'autonomia differenziata nel testo, laddove si dice rimozione, essere, diciamo così, più precisi e chiedere veramente il ritiro di qualunque ipotesi, perché in questo momento ci sono ancora una legge quadro che è lì ferma, ma che comunque c'è una proposta, e specialmente le proposte di intese che possono essere addirittura rilanciate paradossalmente. È vero quello che è stato detto prima, ma c'è un paradosso che possono essere rilanciate per esempio dal Veneto, e comunque l'Emilia-Romagna ha già annunciato che non ci rinuncia affatto. Quindi la parola ritiro ci sembrerebbe più precisa. La seconda si collega alle proposte che sono state fatte stasera, ed è la questione che proponevamo di inserire una parola, diciamo parola d'ordine, del ripristino di tutti i fondi tagliati o comunque non concessi alla sanità negli ultimi 20 anni, si può quantificare 20-25 anni, tutti i fondi che sono stati sottratti. Come parola d'ordine, diciamo, concreta, immediata, forse non basterebbero questi fondi, ma certamente sarebbe già qualche cosa. Questo lo dico in rapporto anche alle due proposte che sono state messe lì stasera, che sono una più orientata alla legge, diciamo, popolare o comunque proposta di legge, e l'altra alla questione, diciamo, referendum abrogativi. Io penso che poi quando si andrà verso delle iniziative più concrete bisognerà riflettere bene, perché questo è stato accennato prima, lo condivido, le esperienze di legge popolare sono tantissime in questo paese, credo forse circa 200, sono finite tutte immancabilmente in un cassetto, e credo che in un momento in cui c'è un'assenza di forze politiche in grado veramente di sostenere questo, sia se non altro un interrogativo su cui confrontarsi, se la direzione può essere questo. Mentre il referendum, che è altrettanto una cosa rischiosa e difficile, specialmente se quando poi si perde rischia di sotterrare un po' le battaglie, però certamente fa riferimento a un problema abrogativo che
è meno impegnativo sia nella costruzione del percorso, perché la legge presuppone una grande condivisione di contenuti e di elaborazione, mentre l'abrogazione è più semplice nella formulazione e forse in qualche modo più perseguibile, o su un piano politico di pressione, quindi su delle forze, sul Parlamento, di campagna politica, o al limite addirittura di referendum. Fermo qua perché così lascio spazio agli altri, sono delle riflessioni e due proposte, ripeto, non vincolanti proprio per lo spirito di un comitato come questo. Grazie. Ok, hai 30 lance. Mi sentite? Sì, perfettamente. Benissimo, allora Ida Trentalance, io intervengo come portavoce del CNS, Coordinamento Nazionale Sanità. Siamo tra coloro che in fase di pandemia hanno verificato una maggiore presa di coscienza, anzi molto estesa da parte di tanti, di questioni che noi avvertivamo da tempo e sono quelle per le quali ci siamo costituiti a livello nazionale. Chi siamo in sostanza? Siamo comitati per la maggior, nella maggior parte nati spontaneamente a sostegno di ospedali che venivano smantellati, e non mi riferisco solo a quelli delle aree disagiate, ma agli ospedali anche grandi, anche importanti, che venivano tagliati di reparti. Insomma, il percorso di smantellamento in direzione della privatizzazione che è avvenuto negli ultimi anni in modo particolare, dal momento in cui il Balduzzi è stato applicato nelle regioni in modo ancora più intenso, ma che è un processo che è iniziato all'indomani dell'approvazione della nuova legge. Quindi noi siamo nati da un'azione sull'urgenza di un'azione, vale a dire quella di difendere e cercare di contrastare lo smantellamento in atto da molto tempo del Servizio Sanitario Nazionale in Italia. Sto qui a ripetere le suggestioni che sono venute dai tanti interventi, che il concetto di salute e quello di prevenzione. Focalizzo sul nostro specifico, su quello cioè sul quale noi ci siamo organizzati, in che modo. Abbiamo compreso attraverso un percorso di mobilitazioni e di lotte popolari che la gestione e la difesa del singolo ospedale si indeboliva o non otteneva il risultato sperato o non tutto quando rimaneva isolata in ambito regionale, e quindi abbiamo percorso il cammino di mettere in rete i comitati nelle regioni per arrivare a contrastare insieme la gestione della sanità nelle singole regioni. Dopodiché abbiamo anche compreso che le diverse modalità con le quali avveniva lo smantellamento e la privatizzazione del servizio sanitario pubblico aveva comunque una matrice comune e condivisa nelle politiche dei governi nazionali, e rispetto a questi non c'è grossa distinzione o appartenenza politica, perché le politiche sono quelle ispirate al neoliberismo e quindi alla distruzione di un welfare pubblico. Mi fermo su questo e dico che sicuramente il CNS ha letto, valutato l'appello di Medicina Democratica e al quale naturalmente dà la sua adesione, perché le analisi sono tutte condivise. Rispetto all'altro punto,
che è quello del come organizzarsi. Il CNS, non avendo partecipato neppure al primo incontro, non ha ancora valutato al suo interno e quindi non ha ancora espresso una posizione che sia condivisa, perché abbiamo rappresentanze al nostro interno anche di diverse regioni italiane. Non è facilissimo sentirsi in tempi brevi. Su questo punto naturalmente comunicheremo insomma le risultanze. Per quanto riguarda, che esprimo l'opinione personale, le proposte fatte relative a modifica della legge nazionale, proposta di legge di iniziativa popolare o referendum abrogativo, in linea di principio certo c'è da riflettere, ma sono ipotesi sicuramente da valutare e da praticare. Sottolineeremmo però, e portiamo all'attenzione dell'Assemblea, un aspetto che ci pare più urgente del qui ed ora. Qui ed ora si sta progettando una seconda fase e c'è un flusso di denaro che sarebbe opportuno anche valutare da dove arriva, ma che sarà fornito alle regioni per la seconda fase. Oltre a quello che abbiamo, che lamentiamo, ho sentito prima dall'infermiere che anche RSU nella sua azienda ancora attualmente mancano i dispositivi di prevenzione, noi apprezziamo attraverso le regioni che si è innescata una lotta che ovviamente appartiene alla politica, che in qualche modo la sta gestendo, tra pubblico e privato per l'accaparramento di questi fondi. Ci sembra, attraverso quello che noi raccogliamo dalle nostre esperienze, di aver compreso che soprattutto dove l'organizzazione sanitaria, la struttura sanitaria nelle regioni è più debole, occorre differenziare i percorsi, perché quanto più le strutture ospedaliere sono deboli, tanto meno garantiscono sicurezza a dipendenti e di conseguenza anche ai pazienti, e diventano esse stesse cluster per la diffusione. Quindi, in particolare, laddove il sistema sanitario è più debole, occorre, come pare dica anche il governo, avere percorsi separati in strutture separate, perché abbiamo compreso anche da non addetti ai lavori che la situazione di questo virus, per non parlare del futuro, non è a breve, diciamo, non ha una conclusione a breve. Queste strutture separate debbono essere strutture pubbliche, perché ciò garantisce che il flusso di denaro vada al pubblico ora e sicuramente per degli anni. Quindi noi lo stiamo facendo. Chiudere. Sì, e invitiamo tutti a considerare che in questo momento sta accadendo che denaro pubblico stia andando al privato e non al pubblico. Con questo chiudo e saluto tutti. Va bene, grazie. Allora, adesso Savio Galvani da Rimini e poi Chiara Bodini. Savio, ci sei? Sì, si sente? Sì, forte e chiaro. Abbiamo avuto qualche problema con l'audio l'ultima volta. Va bene, no, sì, naturalmente condivido le cose che sono state dette e sono state già lanciate in termini di proposta. E quindi naturalmente si tratta di magari di capire come
come rendere operativa, ecco, quella iniziativa lì, cioè una proposta di legge di iniziativa popolare per le modifiche alla legge sul servizio sanitario nazionale e eventualmente il ragionamento sul referendum, che vedo già un pochino più complicato. Però... Fabio, prova a abbassare un attimino il tuo audio, che rimbomba un po'. Sì, però allora abbassare un po', o se no allontano qua. Ecco, vediamo un po' così, forse viene meglio? Sì, un po' meglio, vai. Io invece volevamo proporre due iniziative che abbiamo proposto come redazione delle lotte dei pensionati, e cioè una lettera da inviare al Presidente della Repubblica per promuovere un riconoscimento di merito al valore civile per medici, infermieri, operatori sanitari che sono caduti sul lavoro per maggio, diciamo così, iniziale ad affrontare una crisi sanitaria come quella che è in corso, ma senza gli strumenti adeguati evidentemente, perché altrimenti non sarebbe successa una situazione del genere. E quindi questa è una prima iniziativa. La seconda è che, tenuto conto del fatto che nell'RSA praticamente è morto quasi un terzo di tutti i morti da coronavirus, ed è deprimente una situazione di questo genere, perché dovrebbero essere case protette, e protette non si capisce da chi, perché insomma evidentemente la protezione non ha funzionato. Ecco che allora nasce anche l'esigenza di promuovere l'iniziativa più generale di una carta dei diritti dell'anziano, che proprio partendo anche da situazioni oggettive come quelle che si riscontrano oggi, abbiamo la necessità appunto di rilanciare l'idea di più diritti, e più diritti naturalmente agli anziani che non hanno potere contrattuale. Evidentemente c'è la necessità di proporli ad un vasto schieramento sociale e politico. Io penso che non è una novità questa cosa della Carta dei diritti, se ne è discusso molto anche all'interno dei sindacati, dei sindacati anche confederali, su questa cosa non è una novità, però diciamo così che non ha mai trovato l'occasione per diventare una vera proposta di legge. Su questo argomento diciamo così che si può naturalmente ancora ragionare, ci sono bozze sulle quali si può confrontare, però ecco, una iniziativa di carattere sociale e politico va sicuramente messa in campo, proprio perché gli anziani altrimenti rischiano di essere semplicemente l'ultima ruota del carro, che finisce per essere veramente la più debole, la più indifesa, e di cui nessuno si occupa poi alla fine, perché come dice qualcuno tanto dovevano morire. Non è accettabile una condizione di questo genere, sono stati discorsi che si sono sentiti, sono brutti, sono incivili, e una carta dei diritti può lanciare l'idea di un nuovo orizzonte per i diritti che evidentemente oggi mancano. Ecco, questa è la proposta che volevo semplicemente farvi. Naturalmente sono proposte alle quali si può ancora partecipare, aderire, modificare eventualmente, e abbiamo anche in corso l'idea di un confronto più generale da tenersi magari a ottobre, novembre, quando le condizioni evidentemente lo permetteranno. Grazie a tutti. Grazie Fabio. Adesso Chiara Bodini, dopo Chiara Giorgio Canetti. Sì, buonasera, ciao a tutte e tutti. Mi chiamo Chiara Bodini, faccio parte del Centro di Salute Internazionale Interculturale di Bologna e di una rete internazionale che si chiama People's Health Movement.
Io faccio un contributo che spero molto breve, più che altro sul processo e sulla strategia, per capire anche come contribuire a questa iniziativa che mi sembra molto, molto importante e molto utile. Negli ultimi anni io e altre persone abbiamo animato una realtà collettiva che si chiama Campagna Dico 32, di cui molte delle realtà che sono anche qui rappresentate fanno parte. La campagna ha, diciamo, due caratteristiche particolari. Una è collegata al movimento internazionale, soprattutto europeo, contro la privatizzazione della sanità e della protezione sociale, e ogni anno il 7 aprile indice attività diciamo in difesa della sanità pubblica, contro la privatizzazione e la mercificazione della salute, perché il 7 aprile è la giornata mondiale della salute. E ha anche scelto, soprattutto insomma negli ultimi tempi, ma comunque direi dall'inizio, di cercare di utilizzare un linguaggio, delle forme comunicative che fossero in grado di parlare a più persone possibili, per superare una difficoltà che si riscontra in questo tema, come forse anche in altri, che è quella di raggiungere anche persone che non abitualmente si occupano di sanità. Quindi il primo punto che vorrei proprio capire è, nel report del 29, io purtroppo il 29 non c'ero, si dice che il coordinamento nazionale è legato alla campagna. Io penso che su questo snodo, proprio anche dal punto di vista strategico, quindi non come dire formale, ma sostanziale, di come operare in senso sinergico, sarebbe un attimo da chiarire. E nello specifico qui invece su questo chiederei aiuto, diciamo, per come muovermi, essendo una delle persone che animano la campagna, per tenere insieme le cose e non duplicarle. La campagna, ricordo, aveva già stilato un manifesto, insomma, a cui avevamo lavorato diverse persone tra noi, che magari io mi sono messa nel gruppo manifesto, perché magari non dobbiamo tutte le volte riscrivere le stesse cose se già le avevamo scritte, insomma, comunque. E l'altra iniziativa che è stata discussa come prosecuzione il 7 aprile quest'anno, come diverse persone hanno notato, ovviamente è un periodo dove le tematiche della sanità e della salute sono molto più vicine alle persone, e quindi c'è stata una grossa mobilitazione anche appunto di gente che normalmente non si interessa di queste tematiche. Abbiamo pensato che il punto che voglio dire è questo. Io credo che parallelamente alle iniziative di consolidamento delle associazioni e realtà che possono portare avanti queste vertenze e alla costruzione di strumenti, sia molto importante ampliare la base, quindi fare in modo che di queste tematiche si sentano partecipi e si avvicinano persone appunto che non tutti i giorni si occupano di salute e di sanità. Noi abbiamo pensato di fare dei seminari online. Il primo sarà inizio giugno, dedicato alle cure territoriali, inteso come anello debole del nostro sistema e del nostro servizio sanitario nazionale, e ambito che va probabilmente riformato, sicuramente molto potenziato. E il secondo, abbiamo pensato al tema della privatizzazione, quindi che poteva riallacciarsi anche a quello che diceva Aida adesso. Io vedo questi seminari appunto come un'occasione per fare proprio alfabetizzazione, disseminazione, divulgazione di queste tematiche, e potrebbero ovviamente legarsi bene anche a questa iniziativa, nel senso di pian piano costruire un pubblico e anche come dire, far avvicinare persone che possano dare un contributo. Quindi questa è la cosa, penso che la campagna possa mettere sul campo i seminari, e poi possono andare, questi sono i primi due che abbiamo prenotato, ma che abbiamo organizzato, poi si può andare avanti. Ovviamente il processo è estremamente aperto, e forse adesso non è, come dire, così rilevante, però potrebbe esserlo il raccordo con il piano internazionale e soprattutto europeo, perché in realtà come dire, l'azione politica anche a livello del Parlamento europeo è abbastanza strategica per quanto riguarda anche le politiche poi sanitarie nazionali. Mi fermo qui, grazie. Grazie. Allora, adesso Giorgio Canetti e poi Francesco Scamporino. No, c'era già... Allora, Giorgio Canetti. Scusate, Scamporino. Giorgio Canetto. Canetto, sì. Io non avevo chiesto di parlare, chissà come... però vabbè. Facciamo così, che d'accordo. Mi rubo 10 secondi per la presentazione e lascio subito
agli altri questa incombenza. Io faccio parte del Cagliari Social Forum, come dice il suo titolo, siamo in Sardegna. Siamo molto interessati a questa campagna, è la prima volta che partecipo, sono stato invitato e ho piacere di ascoltare tutti voi, alcuni già conoscevo, la stragrande maggioranza invece no. Mi piace che il mio gruppo sia un gruppo un po' pragmatico, nel senso che siamo molto portati, siamo tutti vecchietti, siamo un po' portati ad essere un po' più pragmatici e portare e mettere sul piatto delle iniziative un po' concrete, ecco, oltre che tutta la documentazione, le vagonate che di solito poi si fuoriescono da questi. Stavamo parlando ieri del fatto che l'Unicredit, no, come che è una delle banche insieme a Banca Intesa che sostiene e finanzia, è una delle banche più grosse che sostiene e finanzia tutte le società che sono per il fossile, che io ritengo sicuramente collegata a questa nostra campagna, ha tutti i suoi dipendenti confrontarsi con i clienti in merito a cosa stia già facendo e che cosa ancora si possa fare per combattere. Ecco, come in altri casi noi abbiamo appunto preso al balzo queste cose, noi andremo appunto nelle banche, poi nelle centrali, nelle sedi di Unicredit e approfitteremo proprio di questo diktat dato dai dirigenti, perché così è dalla documentazione fornita, per parlare con loro e per far sì che magari una parte di tutti quei finanziamenti che vengono dati ai fossili, che fanno parte anche dei SAD, no? Si riducano notevolmente. Questo non credo che dia molti risultati, però è comunque un passo che secondo me merita di essere allo stesso pari di tante altre attività e tante altre iniziative. Comunque grazie. Grazie a te. Allora adesso Paolo Sabatini e poi Anna Nocentini. Paola, ci sei? CUB Sanità, Firenze, Pisa. Mi sentite? Sì, vai. Mi sentite? Allora, io sono in rappresentanza della CUB Sanità. Avevamo avviso anche focalizzandomi sul discorso del lavoro e del lavoro alla sanità. Come c'è scritto, momento, appunto, il modello della sanità privata è stato in qualche modo interiorizzato, no? Anche dalla sanità pubblica dopo il decreto De Lorenzo. No? Il problema è che noi si trova questo modello interiorizzato anche nei lavoratori della sanità per una serie di meccanismi che in questi anni sono stati introdotti anche nei contratti di lavoro, in particolare tutti i meccanismi della premialità e degli incentivi e legati diciamo al meccanismo delle prestazioni prestazionali, insomma, che è la logica aziendale. Anche ora in questa emergenza quasi tutte le regioni, sicuramente la Toscana, l'Emilia Romagna, l'Umbria, hanno fatto questo incentivo. Un premio praticamente, un premio al disagio che i lavoratori della sanità hanno dovuto subire, no? Ma questo in realtà non è altro che un pagamento del rischio. E noi a queste logiche ci si deve opporre, ci si sta opponendo anche come sindacato, perché c'è tutta una scala, no? A seconda dell'esposizione al rischio. Io credo che questa battaglia, diciamo, per il rischio zero fa parte anche proprio del DNA di Medicina Democratica
E noi, insomma, ecco, lo rivendichiamo questo, quello che noi vogliamo per i lavoratori della sanità e che portiamo avanti, insomma, nelle nostre piattaforme è l'eliminazione del rischio, quindi praticamente una riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori e l'eliminazione proprio del rischio, no? Il pagamento. E, però ci sono appunto questi meccanismi che sono un po' entrati, no? Fra i lavoratori. Questo per quello riguarda i lavoratori della sanità pubblica. Poi c'è tutto il lavoro, il campo dei lavoratori esternalizzati, e si parla appunto dell'RSA anche, dove ci sono i lavoratori di serie B della sanità, che prendono un 30% o meno di quelli del pubblico, che hanno condizioni di lavoro ancora peggiori, stipendi ancora più bassi, e quindi diciamo bisogna fare una battaglia perché ci sia una parità di diritti per tutti i lavoratori della sanità uguali. Infatti questo incentivo per esempio a questi lavoratori non è spettato, questo va solo per i lavoratori della sanità pubblica, un meccanismo veramente di divisione fra i lavoratori. Quindi io credo noi bisogna fare una grossa battaglia per riportare i lavoratori insieme agli utenti dei servizi, diciamo, a rivendicare questa parità di diritti per loro e per gli utenti. Diciamo, per quello che ci riguarda, sul terreno, nella zona di Firenze e Toscana, insomma, noi anche come CUP Sanità siamo molto impegnati nell'RSA perché abbiamo diversi iscritti lì e collaboriamo anche con l'associazione Adina, facciamo molte cose insieme, quindi diciamo per quello che ci riguarda noi si potrebbe anche partecipare al gruppo di lavoro sulle RSA. Per quello che riguarda il gruppo di lavoro, quello che Marco diceva sui luoghi di lavoro, l'autotutela e così, diciamo io mi posso far promotrice anche all'interno del coordinamento nazionale della Confederazione in generale, che è presente su tanti luoghi di lavoro, diciamo per la partecipazione di qualcuno dei compagni, insomma, del coordinamento. Per quello riguarda la parte anche sulla sanità privata, penso che possiamo dare un contributo, perché anche qui, per esempio in Toscana, siamo impegnati su questo tema, perché per esempio anche ora, appunto con questa emergenza, per esempio anche la nostra ASL, l'ASL Toscana Centro, sta facendo delle convenzioni, ha fatto una convenzione di tantissimi milioni con un laboratorio privato per i test sierologici, sta facendo delle convenzioni per l'utilizzo di strutture private, per esempio la struttura di Unipol di Villa Donatello per le cure dei pazienti Covid, mentre noi invece ci battiamo, diciamo, perché venga riutilizzato, le strutture pubbliche sono state abbandonate, ci stanno un sacco di edifici pubblici che erano edifici anche sanitari chiusi, e invece ci stiamo battendo, insomma, perché questi vengono utilizzati, e quindi insomma su questi temi penso si possa collaborare su diversi di questi gruppi di lavoro. Basta. E adesso Anna Nocentini e poi Eugenio Serravalle. Anna, ci sei? Batti un colpo. Lo sei spento il microfono? Sì. Adesso? Ci sentiamo, vai, vai, vai. Perfetto. Ecco, io proseguo un po' il discorso di Paola, per caso una dietro l'altra da Firenze, anche perché le politiche regionali in questi giorni sono caratterizzate dalle uscite di Rossi su due temi. Lui è uscito dicendo basta intramenia e poi ha detto pochi giorni fa ripubblicizziamo le RSA. Allora volevo, come dire, aggiornare amici e i compagni e le compagne in tutta Italia che queste uscite sono molto belle, molto di effetto, ma poi rientrano facilmente e abbastanza velocemente. Tant'è vero che il discorso dell'intramenia è già in gran parte rientrato. Ci sono tutta una serie di condizioni e poi solo fino al momento in cui si garantiscano i tempi per l'azzeramento delle liste d'attesa. Liste d'attesa che sono lunghissime in Toscana su tutte le prestazioni. Il tema però su cui volevo condividere con voi e per il quale mi rendo anche disponibile a collaborare al momento in cui spero si farà un passaggio specifico o un gruppo di lavoro è quello delle residenze sanitarie assistite, perché io sono presidente di una piccola associazione di Firenze che si occupa di anziani non autosufficienti e quindi, come dicevo già l'altra volta, capite, abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni da parte dei familiari in questo periodo.
Credo che sia un punto importante questo delle residenze sanitarie assistite, che nell'ipotesi di una legge, di una proposta di legge popolare di riforma della sanità, dovrebbe rientrare proprio come aspetto sanitario, come componente sanitaria di queste residenze, che io vedo, noi per quello che abbiamo ragionato in associazione, proprio come ridotte proprio al termine del percorso di un anziano o comunque di una persona con diverse patologie, proprio nella parte, come dire, in cui non si riesce più a sostenere un anziano a casa, nel proprio domicilio, eccetera, attraverso una valorizzazione importante, un impegno veramente importante sul territorio. Le residenze sanitarie assistite oggi non sono più quelle che erano 40 anni fa quando sono nate, bisogna prenderne atto. L'attività sanitaria è importantissima e il lavoro che c'è dentro è completamente diverso da quello di 40 anni fa. Ecco, su questa base, non voglio prendere altro tempo, su questo percorso che vada verso una, come dire, una impostazione proprio finale nell'evoluzione dell'invecchiamento anche con tante patologie, e che rientri appieno nell'ambito sanitario pubblico, siamo disposti ad impegnarci a lavorare con il gruppo che potrà, speriamo, essere originato. Grazie, basta. Ok, adesso Eugenio Serravalle, poi Enio, non conosco il cognome. Eugenio Serravalle, vai. Allora, io sono rimasto e sono colpito dalla partecipazione a questa assemblea. Non avrei immaginato una presenza così diffusa e così qualificata. E credo che sia necessario suddividere, però, e dividerci in gruppi, perché non è possibile arrivare a una sintesi se ognuno di noi propone delle esperienze che partono dalla nostra esperienza, dal nostro quotidiano e dalle nostre associazioni e organizzazioni. Bisogna in qualche maniera, mi pare evidente, dividere un po' il lavoro in gruppi. Quello che qui voglio dire è che sono d'accordo su una proposta di iniziativa popolare, ma che non dobbiamo fermarci a considerare una riforma di salute, di sanità. Occorre una riforma del concetto di salute, che è cosa ben diversa dalla sanità. La sanità è la cura, è la prestazione nei confronti di chi ha bisogno di accedere alle cure, ma noi dobbiamo arrivare a ridefinire un concetto di salute, le risorse di salute della popolazione, che vanno al di là di quello che è l'aspetto biomedico semplicemente, perché la salute, sappiamo bene, non è soltanto l'assenza di malattia. La salute si realizza soltanto quando c'è un benessere collettivo oltre che individuale. Quindi qualsiasi proposta deve partire da questo presupposto, e abbiamo capito benissimo in questi giorni come la mancanza dell'incontro, la mancanza della socializzazione, la mancanza della possibilità di avere rapporti sociali influisca negativamente sulla salute di tutti, soprattutto dei bambini e dei soggetti fragili. E da queste riflessioni che bisogna partire per poter rappresentare un progetto di iniziativa popolare. Non sanità, ma salute. Questo, a mio avviso, deve essere il punto centrale che ci deve muovere. Su questi temi noi siamo prontissimi a dare il nostro contributo. Grazie. Molte grazie. Adesso Ennio, non conosco il cognome, poi Giovanna Cappelli. Ennio? Mi presento, Ennio Minervini. Sono stato capitalista, abito in Toscana, a Massa Carrara, e lavoro in sanità, lavoro in ospedale. Dunque, io innanzitutto ringrazio proprio Medicina Democratica per aver messo insieme tutti quanti noi, nel senso sia per il lavoro che fa da tanto tempo, ma per averci messo insieme tutti quanti noi, messo insieme tutte queste esperienze e quindi per le possibilità che abbiamo nel proseguo
in questa attività. Noi abbiamo condiviso nel nostro sito nazionale l'appello, che mi sembra molto molto buono e che quindi è un ottimo punto di partenza. Io infatti ho detto insomma, che darei contributo anche per quanto riguarda il manifesto, se utile, perché poi mi pare che siamo già in diversi. Insomma, se utile lo darei volentieri. Allora, io penso che, diciamo, questa crisi del Covid-19 ha messo davanti agli occhi di tutti la giustezza di tutta una serie di analisi che ognuno di noi nelle sue realtà fa davvero da tanto tempo. Il taglio dei posti letti in ospedale è andato totalmente in crisi di fronte a quello che è successo. L'indebolimento progressivo, costante della sanità sul territorio, di tutto il sistema di cure intermedie, lo smembramento della rete e del ruolo dei medici di medicina generale. Questi giorni abbiamo recuperato molti di noi il video famoso di Giancarlo Giorgetti che a Comunione e Liberazione dice che i medici di famiglia e i medici di base non servono a nulla. Quindi, come dire, tutta una serie di cose. Così come ricordiamo Mario Monti, con accanto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che dice che l'Italia non può permettersi quel sistema di sanità che avevamo conosciuto. Allora, noi dobbiamo provare a inserirsi, detto questo, a fronte di una popolazione che capisce che tutte quelle cose erano assolutamente false, che capisce anche, io spero, l'esigenza di recuperare il ruolo pubblico su questa cosa, e che comincia a capire che forse il fatto che la sanità privata è privata perché priva qualcuno di qualcosa, proprio letteralmente. E quindi dobbiamo, secondo me, insistere particolarmente su questo. Non che io sia comunque così, come dire, ottimista. L'intervento che mi ha preceduto ha detto delle cose molto interessanti, una in particolare, ha citato a un certo punto i bambini. Nel momento in cui c'è un po' di riflettori sulla sanità, e sulla salute, vediamo come invece c'è un pezzo di della nostra popolazione, i bambini e gli adolescenti, che persino nelle ormai mitiche conferenze stampa del Presidente del Consiglio scompaiono direttamente dal discorso pubblico. Le scuole sono chiuse e a quanto pare si apriranno dopo che avranno riaperto i campi da golf, il campionato di calcio, tutto, le discoteche, saranno proprio gli ultimi. Alla fine forse, se nel frattempo non è partito qualcosa, non è ritornato livelli di contagio molto forte, forse riapriranno anche le scuole o forse non riapriranno più. Allora io penso che noi abbiamo davvero la possibilità di mettere al centro della nostra discussione, e per quello l'appello mi piace particolarmente, perché entrando anche nello specifico di tutta una serie di questioni, sottolineando, mi piace molto che in quell'appello ci sia sottolineato non soltanto le cose che ho già detto, ma per esempio il cambio, una cosa che può apparire tecnica, il cambio di sistema di remunerazione della sanità, in particolare per quanto riguarda gli ospedali, che c'è stato negli ultimi, ormai diciamo dall'inizio degli anni 90, connesso col tema dell'aziendalizzazione. Anche quello ha mostrato i suoi limiti ormai da tempo, ma questa crisi l'ha mostrata in maniera particolare. Allora io vedo che il tempo passa, i minuti passano, quindi voglio concludere. Noi come sinistra anticapitalista, io personalmente, che appunto lavoro in ospedale, diamo volentieri un contributo alla continuazione. Io penso che un tema specifico, comunque una forma di intervento specifica, e chiudo proprio su questo, è cercare di capire, anche sfruttando le organizzazioni sindacali che ho visto ci sono, io stesso faccio anche attività sindacale di termine in ospedale, una diffusione di tutti questi temi e un collegamento forte di questi temi, e un collegamento soprattutto tra le persone che si occupano di sanità anche come cittadini, come associazioni familiari, come comitati di sanità, di salute, di prevenzione, insieme ai lavoratori del sistema sanitario nazionale, che le due cose insieme secondo me ci potrebbero rendere più forti. Grazie. Grazie, adesso Giovanna Capelli e dopo di lei Gabriele Raise, se l'ho detto giusto. Giovanna Capelli, ci sei? Microfono spento? Sono Giovanna Capelli. Vai. Mi occupo di sanità per Rifondazione in Lombardia. Sono già intervenuta la volta passata e quindi brevemente dico che abbiamo aderito a questo appello di Medicina Democratica.
ma solamente perché conosciamo da tempo e lavoriamo da tempo con Medicina Democratica, ma perché proprio i contenuti dell'appello sono molto buoni. Mi permetto di dire che se il tempo attuale ha rimesso in campo le nostre parole d'ordine, perché questa crisi del coronavirus ha messo in luce tutte la giustezza di tutte le critiche che noi da anni stiamo facendo alla deriva della sanità a livello nazionale e anche soprattutto a livello lombardo. Insomma, la sanità lombarda ha fatto un po' da guida nei processi di privatizzazione e di aziendalizzazione. Anch'io non sono molto ottimista, nel senso che mentre è chiaro a tutti che appunto questo sistema sanitario privatizzato, aziendalizzato, non ha retto la difesa al coronavirus e ha fatto tanti morti che potevano essere evitati, tanti malati, eccetera, eccetera, penso che abbiamo poco tempo per, diciamo così, perché queste cose siano sentite e condivise da tutti, perché già mi sembra che da Confindustria in poi le organizzazioni padronali non solo sono già all'attacco, e quindi diciamo già non possiamo indugiare a lungo. Secondo me dobbiamo essere operativi subito, quindi vanno molto bene i gruppi di lavoro, i gruppi di approfondimento, ma non dobbiamo perdere di vista il fatto che il nostro obiettivo è quello di far diventare questa critica una possibile molla su cui innestare un movimento di opinione, e non solamente di opinione, che faccia, diciamo così, cambiare le leggi sulla sanità. Insomma, questo è il nostro obiettivo. Quindi d'altra parte, insomma, la giunta lombarda continua nella sua opera. Adesso addirittura in queste ore stanno definendo un protocollo per aprire i test al privato. I test costeranno 80 euro. Una roba gravissima, guardate, perché un test costa, mi pare, ma mi sono informata, da 1 euro costa. E quindi la cosa è, insomma, la sanità privata sta già lucrando su queste cose. E quindi io propongo veramente... Mi sentite? Sì, vai, è stato un disturbo. Propongo veramente che si cominci a fare una campagna al di fuori delle organizzazioni, delle associazioni che si occupano di questi problemi, trovando appunto i canali necessari per farlo. Mi esprimo sulle due proposte, diciamo così, generali. Io, naturalmente, la legge di iniziativa popolare e il referendum. Io so benissimo, perché di legge di iniziativa popolare anche io ne ho fatte tante, non tutte sul problema della sanità, e so che molte volte finiscono nel cassetto in Parlamento e non vengono riprese, però non tutte sono finite così. Io me ne ricordo una che non era sulla sanità, ma fu la proposta di legge sul ritenere, diciamo così, la violenza contro le donne un reato contro la persona. Quel tipo di raccolta di firme fu veramente fatta in modo capillare, non solamente all'interno di quelli che hanno la nostra stessa opinione, ma nei villaggi, nei paesi, eccetera. E quindi fu un momento in cui cambiò anche la percezione di quel reato. E io penso che noi avremmo bisogno di una cosa del genere, perché se non dobbiamo parlare di sanità, ma di salute, insomma, è questo cambio culturale che deve essere fatto. Quindi una legge fatta bene, di iniziativa popolare, anche se non, diciamo così, se in Parlamento non avrà nessuno che se ne fa carico fino in fondo, se è fatta in modo capillare, con uno schieramento vasto di associazioni che garantiscono la capillarità e quindi
l'andar fuori di noi, secondo me, è una cosa positiva, come del resto anche il referendum, no? Quindi anche se molto più impegnativo, diciamo così, anche perché poi gli esiti sono, insomma, quando poi uno lo perde è una cosa diversa. Ecco. Ma anche su quello, siccome è una cosa che sarebbe l'abrogazione del titolo quinto che prefigura una sanità ancora più generalizzata, anche se lo è già. Ecco, io su queste due cose qui generali, naturalmente questa è la mia opinione personale, poi Rifondazione come organizzazione preciserà la cosa, ma in generale noi abbiamo sempre diciamo, dato un contributo a queste iniziative nazionali, diciamo così, mettendo al servizio tutte le nostre forze. E basta, volevo dire questo. Va bene, grazie. Adesso Gabriele Raise e poi Giovanni Francione. Sì, mi fa molto piacere ritrovare sia nel documento presentato che negli interventi fatti molte delle cose che abbiamo nella nostra piattaforma sulla sanità. Piattaforma sulla sanità che tra l'altro nasce con un convegno a cui partecipa anche Fiero di Medicina Democratica a Firenze, visto che ci sono molti toscani, che si intitolava La salute è un diritto, la sanità pubblica è un dovere. Quindi metteva anche in relazione le due cose di salute e sanità come strumento per produrre salute. È stato il nostro documento programmatico e si dicono le cose. Ci sono molte cose che sono presenti nel documento, non ultima le cause del taglio al finanziamento, l'ideologia neoliberista che parte da lontano, parte da Bruxelles e arriva fino a tutti i governi. Quindi su molte cose ci ritroviamo, anche se io mi farò portatore domani, noi siamo un po' in ritardo, siamo purtroppo le sei persone che si occupano più di sanità erano tutti in reparti Covid o associati ai reparti Covid. E quindi siamo un po' in ritardo sulle cose. Mi farò portatore domani al coordinamento sanità della proposta, ma credo che ci saranno molti punti, essendoci così punti in comune, non ci saranno grandi problemi a collaborare. Anche noi portiamo le esperienze degli ospedali, dei lavoratori e anche dell'RSA, perché anche noi abbiamo molte segnalazioni dell'RSA. Noi siamo stati molto forti negli interventi, abbiamo fatto sulla questione di EPI, abbiamo fatto gli esposti alla magistratura in tutta Italia, perché ci siamo resi conto, prima ancora che iniziasse l'iniziativa, da un incontro col Ministero il 4 febbraio, che c'era molta preoccupazione da parte del Ministero che ci chiede di intervenire sulle aziende, in un incontro che doveva discutere di altre cose. Questo è il 4 febbraio. E abbiamo fatto quello che si è potuto fare, però onestamente non avevo mai visto il responsabile del gabinetto del ministro così, insomma, preoccupato sulla questione del Covid. E credo che anche che bisogna fare qualcosa subito, perché concordo con Giovanna Cappelli che il padronato è l'attacco, nel senso che siccome tutto non sarà tutto come prima, il padronato ne sta approfittando per renderlo ancora peggio, quindi per portare avanti ancora più avanti la sua ideologia. Quindi credo che bisognerà fare presto e questa iniziativa molto interessante, molto partecipata, vada in questo senso. Quindi io mi faccio portatore di questo, dal punto di vista personale poi le condivido ancora di più e credo che USB Sanità, USB in genere, ci sarà con quello che potrà dare. E quindi dico questo, noi portiamo, insomma, la voce dei lavoratori, i lavoratori del comparto, perché voi come sapete noi non rappresentiamo la dirigenza, ma una forte voce del comparto che in questi giorni ha dato molto e anche chiede molto. Credo anch'io che per uscire dalla logica dell'aziendalizzazione bisogna togliere la testa anche ai lavoratori, perché anche qui non è una questione di ottenere solo dei soldi oppure il premio perché hai lavorato tanto, ma abbassare il rischio e arrivare a rischio zero e anche per i morti che abbiamo avuto in campo sanitario, che sono per me una cosa indegna di un paese civile. Basta, questo è il mio contributo, spero di poterne dare anche altri più corposi nei prossimi interventi. Molte grazie. Roberto, posso chiederti 30 secondi per salutare, perché io ho fatto la notte, non ce la faccio. 30 secondi. 30 secondi.
Io, a proposito di questo manifesto che voi volete fare, volevo darvi un contributo. Noi abbiamo fatto, in mezzo a tante cose che abbiamo fatto, un piccolo opuscoletto che si chiama Coronavirus, Sanità e Riorganizzazione, in cui praticamente sono racchiusi i punti salienti di quello che sta succedendo, e quindi praticamente ve lo faremo avere. Va bene, Roberto? Poi lo divulghiamo anche agli altri. Sì, grazie. Grazie per tutto e vi saluto. Ciao. Ciao. Salve. Dicevo adesso Giovanni Francione e poi Francesco Masi. Se c'è Giovanni Francione. Non lo sento, perché non lo sento. E non lo vedo. Vabbè, nel frattempo che lui cerca di sistemare, se c'è Francesco Masi. Capato pure lui. No, io sono qua. Ok, ciao. Vai. Mi senti? Sì, ti sentiamo, vai. Ok, io veramente voglio fare guadagnare tempo a tutti, perché siccome credo che al di là di tutto, insomma, è sempre molto bello ritrovarsi anche con persone che non si conoscono, soprattutto, e mi rendo conto che contemporaneamente convivono due piani in questo momento, cioè quello di andare incontro alla necessità di parlarsi all'interno del mondo della sanità in quanto tale, perché ce n'è tantissimo bisogno, quindi questa sollecitazione reale, questo bisogno di fondo va assolutamente mantenuto e specificato ed alimentato, e contemporaneamente c'è anche il motivo per cui ci sono tante presenze, addirittura il fatto che molta gente non è potuta venire qui perché c'è questo limite dei 100. Io comunque chiamo dalla Basilicata, sono un insegnante, in questo momento mi trovo a fare anche il portavoce del coordinamento nazionale NOTRIV, non a caso, perché questa è una regione, come Mario Mucci e altri insomma sanno, è una regione che è molto vocata da questo punto di vista, la maggior parte delle persone che sono contaminate, quindi anche i primi paesi rossi, diciamo le zone rosse, sono stati proprio nella Val d'Acri, insomma, quindi ci sono tantissime cose che si possono intrecciare, diciamo, con la vicenda lombarda, insomma, nel piccolo, proprio perché c'è un rapporto diretto tra la situazione dell'estrazione e trasformazione degli idrocarburi, quindi anche un livello complessivo di inquinamento, e chiaramente il discorso della sanità. Io vado proprio al sodo dicendo che a mio avviso, quindi questa è una posizione condivisa, insomma, anche all'interno dell'associazione che in questo momento rappresento, non bisogna condurre delle campagne che siano indipendenti uno dall'altra, insomma, che si rischia una dispersione di energie e nello stesso tempo non si coglie l'aspetto importante di questa fase, che è una fase di confluenza, è una fase che mette in risalto la interconnessione dei settori, è una fase di sospensione reale della democrazia, mentre invece noi continuiamo anche ad agire, diciamo, con modalità e anche un immaginario forse magari vecchio, cioè nel senso che non è adeguato a una fase proprio delle velocità e quindi anche di una forma di dirigismo attuale. Quindi io credo che la possibilità di impattare è nell'immaginario a livello informativo e di cercare di trovare anche degli strumenti comuni che possano incidere, debbano sicuramente tenere in cima la questione della salute e della sanità, perché sono due questioni che chiaramente devono essere interconnesse. Quindi la salute anzitutto, quindi in tutti i suoi ambiti. Ma contemporaneamente abbiamo notato anche che ci sono una serie di espulsioni, cioè nel senso che il governo, se guardiamo quello che aveva scritto nelle sue intenzioni programmatiche a settembre scorso, ha cancellato tantissime cose. Quindi a cominciare dal fatto che avrebbe comunque tagliato nel giro di 10 anni, no, quelli che sono i sussidi ambientalmente dannosi, quelli che anche Guterres, che anche il portavoce internazionale dell'ONU, no, assolutamente dice che sono un crimine per l'umanità, perché noi paghiamo con soldi pubblici per stare male. E quindi direi, in ordine proprio così come mi viene,
Cioè non possiamo non affrontare contemporaneamente una battaglia che ci restituisca 20 miliardi di euro circa che lo Stato dà in Italia, diciamo, ai sussidi ambientalmente dannosi, quindi al settore petrolifero. Non possiamo rinunciare a fare una battaglia perché non si diano 27 miliardi medi circa all'anno al settore degli armamenti. Dobbiamo chiedere assolutamente una riconversione della banca, no? Depositi e prestiti, proprio perché da questo punto di vista io credo che uno strumento già ce l'abbiamo, è quello che ha proposto ATTAC. La questione delle autonomie differenziate ovviamente è centrale, proprio in quanto stiamo vedendo che cosa significa avere 20 Italie, e la questione della patrimoniale del 10% dal 10% degli italiani è stato calcolato in 470 miliardi, quindi perché abbiamo il 44% degli italiani che sono milionari, soltanto a tirare fuori il 10%, e per fare qualsiasi cosa che significa rimodulare la finanziaria dal basso, chiaramente bisogna rimuovere gli ostacoli posti dalla cosiddetta legge di parità di bilancio, che è l'articolo 81 della Costituzione. Siccome su queste cose ci sono ambienti anche molto vasti, quindi anche Friday for Future, cioè io credo che noi abbiamo bisogno sì di commissioni, ma anche di come riuscire a convogliare per rendere più efficace e capillare possibile la campagna, di modo che possiamo essere un corpo unico che da una parte articola, diciamo, sui territori e dall'altra parte poi riesce a mettere a valore tutte le sue intelligenze. Quindi vi ringrazio e a presto. Grazie a te. Adesso Giovanni Francione, penso che, non so, non lo vedo tra i nei riquadri, per cui penso se ne sia andato. Ho Gina, che vedo come Gina, senza... Siamo in due Gine. Io ho la Gina che non è Gina De Angeli. Allora sono io. Vai. Perché ho visto che stasera c'è anche un'altra Gina. E sono intervenuta anche l'altra sera, per cui sarò breve. Sono Gina Truglio del Comitato Sanità della Sanità di Lucca. E volevo far presente la questione delle strutture private, perché sicuramente le faranno pagare noi, e questo non è assolutamente corretto. Oltre ad aver smantellato la sanità, ad averci tagliato i posti letto, hanno messo in campo le strutture private e ce le fanno pagare. Quindi questa cosa la trovo veramente allucinante. E, giusto il discorso di fare dei gruppi, perché poi leggendo anche qui tutti i commenti vedo che ci sono molte adesioni. Io ho dato la mia per quella del manifesto, però non ci sono problemi, insomma, se ci sono molte adesioni partecipo volentieri alle riunioni. Credo che sia fondamentale comunque, al di là dei gruppi di lavoro, continuare con questa chat, con queste chiamate, per confrontarsi, perché è la prima volta che a livello nazionale ci troviamo tutti insieme e possiamo conoscere i vari problemi. A proposito di RSA, sentivo sia Anna che Paola, la mia mamma è in una RSA, e quindi potrei raccontarvi tantissime cose. Vi dico soltanto che tra quota sanitaria e quota sociale paghiamo 3.300 euro circa, e la cosa è veramente impensabile, no? Per una famiglia. Lei comunque ha la quota sanitaria, per averla una volta che le era stata assegnata ho dovuto fare lettere sui giornali arrabbiatissima contro Rossi, perché le era stata riconosciuta la quota sanitaria, però non c'era posto nella RSA. E finché alla fine, insomma, dopo 3.000 lettere e un sacco di accidenti che mi sono presa da tutti gli operatori sanitari, perché non c'era stata nessunissima chiarezza sulle graduatorie, e le graduatorie della RSA secondo me è una brutta mafia, alla fine è stata accettata. Quindi io ho dato la mia adesione per il manifesto, mi piacerebbe anche dire qualcosa sulle RSA. Comunque sono molto contenta di partecipare a questi incontri, perché secondo me a livello nazionale abbiamo bisogno di ritrovarci tutti e di dire, di confrontarci. Grazie. Vi saluto perché domani sono al lavoro e comunque tanto leggerò nel report la chiusura di stasera. Grazie di nuovo a tutti. Grazie a te. Adesso Giusy Sabatella e poi Vince Caporale. Giusy.
Salve, buonasera. Io sono della provincia di Salerno. Ero qui con Giovanni e insieme partecipiamo al comitato Salviamo l'ospedale di Rocca d'Aspide. E insieme stiamo cercando di fare qualcosa anche per l'ospedale di Agropoli. Anche loro caduti, insomma, sotto la falce del decreto Balduzzi e tutti quelli successivi. Io mi occupo anch'io di sanità, sono una fisioterapista e riguardo alla sanità privata potrei dire tanto. Prima di tutto vorrei suggerire una piccola cosa. Non mi piace che la si chiami sanità privata perché di privato ci sono solamente la divisione degli utili. Per cui sarebbe il caso iniziarla a chiamare sanità convenzionata perché quella è questo. Perché vi sembrerà strano, ma la stragrande maggioranza delle persone pensa che la sanità privata lo sia sul serio. Non ha capito invece che utilizzano grandissime risorse economiche. Non ho preparato nulla e sono qui con voi per la prima volta. Mi onoro di essere in questa platea dove ho sentito parlare tantissime persone fino adesso, davvero molto preparate e molto motivate. Ognuna sicuramente con il proprio punto di vista che è relativo alla propria esperienza professionale, anche alla propria formazione. Un'altra cosa su cui forse vorrei dare il mio contributo è che l'azienda di inserzione della sanità non è stata proprio una cattiva idea, nel senso che gestire i processi sanitari sotto anche un profilo economico non è poi così sbagliato. Il problema è stato quando questa forma è stata utilizzata per dare un costo e per dare un vantaggio alla sanità privata. Oggi questo è quello che dobbiamo cercare di ribaltare, di riportare tutte queste risorse nell'ambito pubblico, perché non è possibile che, appunto, come abbiamo sentito dire, paghiamo 3.300 euro una retta per un'assistenza in una residenza sanitaria assistita dove l'intensità di cura è veramente molto basso. E io non so se potrò partecipare come a qualche gruppo di lavoro, poi magari leggerò tutto il regolamento di questo gruppo e cercherò di mettere a disposizione quello che è il mio background. E nel frattempo vi saluto tutti e vi ringrazio per l'opportunità che davvero è davvero importante, perché è importante in questo momento contrastare quello che è l'ulteriore assalto alla diligenza che potremmo pagare tutti molto caro, perché appunto tutto questo poi si riflette nel continuo depauperamento della sanità pubblica che abbiamo visto quando poi ci sono le emergenze, è l'unica che ci tiene a galla. Quindi vi ringrazio tutti per esserci, perché per me che sono ancora molto operativa nel campo lavorativo è importante che ci sia qualcuno che abbia deciso di lottare per ristabilire un minimo di equità in tutta questa faccenda che ci riguarda tutti così da vicino. Quindi saluto tutti, buonasera. Okay. Molte grazie. Adesso Vince Caporale della Consulta di Napoli e poi Gina De Angeli. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, sono Vincenzo Caporale, sono un medico in pensione, vivo a Napoli e sono della Consulta Popolare per la Salute e la Sanità della città di Napoli. Siamo quindi un organismo che è nato in maniera istituzionale perché ha un decreto sindacale che l'ha fatto nascere, ma siamo al tempo stesso autonomi e liberi, visto che abbiamo la partecipazione libera di tutti. Oddio, avevo chiesto di salutare qualcuno e mi hanno fatto parlare, hai sentito quello che ho detto? E eleggiamo i nostri rappresentanti in maniera completamente autonoma. Stiamo discutendo al nostro interno in questa fase di emergenza e comprendendo come l'emergenza stia tirando fuori tutte le cose che già mettevamo in evidenza in precedenza e cercavamo di contestare, perché se forniamo consulenza forniamo anche la posizione da parte della popolazione, degli utenti, nei confronti sia delle istituzioni, degli enti locali, che delle istituzioni sanitarie, cioè delle aziende attualmente.
Applaudo a questa iniziativa perché permette di rincontrare, di incontrare diverse realtà perché ci si confronti e si raggiunga un movimento che sia in grado di sostanzialmente il bisogno che avvertiamo tutti quanti e porre in revisione il sistema sanitario attuale, il sistema, non il servizio. Però dobbiamo trovare delle parole chiave che in qualche modo ci permettono di comprendere su quali strade percorrere l'obiettivo che ci poniamo. Ebbene, la prima parola chiave credo che sia proprio il diritto alla salute come bene comune e non come merce di scambio. Quindi noi dobbiamo parlare di salute. Mi ha fatto piacere che alcuni interventi hanno posto l'accento su questo aspetto. Oltretutto, quando arriviamo alla seconda parola chiave, che può essere importante, cioè il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, e se è tale, cioè il nazionale pubblico, non può essere che universale, egualitario, gratuito e partecipato. Ma tutto questo significa nazionale, quindi che abbia un'omogeneità nel suo comportamento e quindi deve rigettare completamente qualsiasi autonomia differenziata, articolata nell'ambito delle singole regioni, perché deve lottare insieme contro le diseguaglianze di salute che si manifestano in qualsiasi posto d'Italia. Non è vero che si manifestano solo nelle zone più povere e più disagiate, perché anche, addirittura, mi ricordo il primo lavoro in Italia che ha evidenziato da un punto di vista scientifico ed epidemiologico le diseguaglianze di salute è stato nel 2005 nella città di Torino, dimostrando come tutti i gradienti sociali corrispondevano a un livello di salute sempre più basso e sempre più difficile a mantenersi. Per cui questi elementi dovrebbero riunificare la strada da percorrere. Quando intendo pubblico, intendo non privato, vale a dire se noi lottiamo per tutelare la salute e quindi far sì che la salute sia un bene comune e quindi riproducibile a disposizione delle future generazioni, vale a dire che i servizi che sottendono alla salute devono essere documentati, devono essere valorizzati rispetto a creare salute, non a creare malattia. Quindi anche i sistemi di pagamento, perciò dico no all'aziendalizzazione, perché l'aziendalizzazione è la definizione di tariffe per i DRG, ma per le prestazioni, per qualsiasi tipologia si voglia usare. Una tariffa significa privilegiare la malattia, mentre noi sappiamo che non c'è proprio la parola malattia nel concetto di salute, che è un benessere psichico, fisico e sociale, riprendendo per sociale tutte le dimensioni della salute. Certamente è difficile reindustriare, reingegnerizzare questa modalità di pagamento dei servizi sanitari, ma se noi pensiamo che la produzione di salute è l'elemento positivo e quindi è quello che determina una reale spesa, mentre la produzione di malattia e il curare le malattie quando già sono complicate e aggravate è l'elemento negativo, ci rendiamo conto che applicandoci riusciremo sicuramente a fare chiarezza e a cambiare il sistema di retribuzione che in sanità ci lega a questa logica del privato, perché il privato è cresciuto sempre di più mangiandosi i fondi pubblici attraverso questa logica, che non è semplice comprendere, perché mi rendo conto che in tante regioni, io direi in tutte le regioni d'Italia, a partire dalla Lombardia che ha privatizzato l'assistenza ospedaliera al 50%, arrivare nelle altre regioni che hanno privatizzato le assistenze ambulatoriali o di laboratori o laboratoristiche, molte persone gradiscono di più l'accoglienza che ricevono nelle strutture private convenzionate, cioè quelli che sottraggono soldi alla sanità pubblica. Allora, se questa è la realtà che noi abbiamo di fronte, è su questi elementi che dobbiamo agire, perché la sanità, e vengo alla terza parola chiave, non può essere un'azienda, quindi non può speculare su queste tariffe, ma deve invece promuovere prioritariamente la salute. Ma iniziando a fare cosa? A rafforzare la prevenzione, l'assistenza distrettuale, domiciliare, sociosanitaria, a partire dai più deboli e abbandonati,
ma abbandonati da chi? Da chi è che oggi da chi è negli ultimi 30 anni, 40 anni ha gestito privatisticamente i servizi sanitari. E qui stiamo andando a parlare dei servizi sanitari. Basterebbe dire una cosa, che la crisi del coronavirus ci ha evidenziato un elemento a tutti quanti. I principi e gli obiettivi della riforma sanitaria istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale non sono stati applicati. Questi erano l'articolo 1 della legge 833. Se oggi, dopo 40 anni e più, noi verifichiamo che i principi e gli obiettivi per cui è nato il Servizio Sanitario Nazionale non sono stati applicati, vuol dire che il nostro sistema sanitario è un sistema sanitario asservito ad altre logiche e non certamente a quella dei livelli essenziali di assistenza. Ricordate che tempo fa non si chiamavano livelli essenziali, ma si chiamavano livelli uniformi ed essenziali. Oggi si chiamano solo essenziali, perché un altro dei pilastri della sanità voluta dalla legge di riforma sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale stabiliva la legge delle tre U, cioè l'universalità del servizio, l'uniformità del servizio e l'unicità del finanziamento, cioè attraverso la fiscalità generale. Questi sono elementi che devono indurci a pensare, a riflettere sempre di più su questo aspetto, trovare il dibattito e far capire alle persone, alla popolazione, agli utenti, che è questa la realtà sulla quale agire e stravolgere il servizio come adesso, stravolgere il concetto di aziendalizzazione, perché soltanto attraverso questo ci opporremo alle diseguaglianze di salute, ci opporremo alle nuove povertà, creeremo salute. Vi ringrazio dello spazio. Buonasera. Grazie. Adesso Gina De Angeli e poi Rosa Rinaldi. Allora, buonasera a tutti. Per brevità di tempo cercherò di essere piuttosto schematica. Io sono un'infermiera professionale e faccio parte del Comitato Sanità Versilia contro lo smantellamento dell'ospedale. Dico di essere schematica perché le cose da dire e gli interventi sono stati molto interessanti e sono stati anche molto. Credo che una parte di questi argomenti che sono stati sollevati verranno poi sviluppati all'interno di quel lavoro, di quei gruppi di lavoro che sono stati proposti. Ora io volevo dire due cose. La prima è due caratteristiche del comitato a cui appartengo. La prima è che il comitato a cui faccio parte, dicevo, come lavoratrice e ha dentro lavoratori, cittadini e utenti, ha la caratteristica di essere nato contro lo smantellamento in difesa della sanità pubblica, ma con l'aspetto della non delega. Noi siamo convinti che la salute, la sicurezza e la difesa della salute pubblica sia una questione che deve rimanere in mano strettamente agli utenti, ai lavoratori e ai cittadini, per cui noi non deleghiamo né alle istituzioni, né alle amministrazioni, né a nessuno, né ai partiti, quello che è compito nostro di difendere la salute pubblica e la sicurezza. L'altro aspetto è che dentro il comitato ci sono i lavoratori, per cui faccio parte, ma ce ne sono anche altri. È interessante questo aspetto dei lavoratori perché in Italia il processo di smantellamento e di privatizzazione ha avuto bisogno di due elementi fondamentali, la questione dell'adesione e del consenso, cioè ai cittadini è stato chiesto che aderiscano all'aspetto di allontanarsi dall'universalità della salute pubblica che è il centro dell'833, e ai lavoratori gli è stato chiesto il consenso alle politiche, la condivisione a queste politiche di smantellamento. Senza questo consenso, che è passato, Paola l'ha già detto, attraverso diversi aspetti, sia nella meritocrazia, sia gli aspetti economici, ma anche gli aspetti repressivi, non scordiamo chiaramente la questione della fedeltà d'azienda. Noi abbiamo alcuni lavoratori delle cooperative, ultimo quello dell'RSOA, che sono stati licenziati in difesa della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contro il fatto che non c'erano i provvedimenti, i dispositivi di protezione. Per cui questo consenso che loro hanno chiesto a noi e poi potremo analizzare un domani quando si svilupperanno questi gruppi di lavoro, in qualche maniera consente, voglio dire, attraverso il lavoro che fa anche il comitato, di appoggiare, sostenere, dare parola, essere al fianco dei lavoratori della sanità che in qualche maniera hanno bisogno di, come dire, rompere questo aspetto del consenso e soprattutto un aspetto centrale che è quella della paura
che c'è intorno alla denuncia, alla presa di posizione, chiaramente, e alla capacità di essere protagonisti direttamente della propria salute, della propria difesa, delle condizioni di lavoro. Io credo che queste sono cose che noi, come dire, sono due pilastri a cui noi non possiamo, come dire, sottrarci di questo aspetto della delega, ma anche l'aspetto del sostegno, di questo ponte che dobbiamo costruire con i lavoratori, perché su questo ponte loro hanno lavorato, Brunetta insegna, di divisione, di rottura della relazione fra l'utenza e lavoratori. Io credo che i lavoratori non potranno, come dire, difendere le loro condizioni di lavoro se al centro non mettono la questione delle loro condizioni, sì, ma la questione delle loro condizioni legate al fatto che la salute e la sicurezza è un bene che qui noi non possiamo sottrarci, è la difesa, e questo bene non può che essere collegato alla necessità dell'utenza di avere una salute pubblica, non privata, e generalizzata su tutti i territori. Per quanto riguarda la questione dei gruppi di lavoro, io faccio parte del comitato, abbiamo preso visione di quello che avete scritto, credo che discuteremo come comitato di queste proposte. Tra l'altro stasera siamo diversi, siamo in 5 che partecipiamo a questa riunione, e poi vi faremo sapere una cosa veloce. Noi siamo rapportati al comitato di regione dell'autonomia di Trieste, facendo un lavoro a livello, abbiamo già fatto un'iniziativa, perché riteniamo questa cosa dell'autonomia differenziata molto importante, molto grave, in linea con quello che è stato la questione dell'articolo 5, per cui molti di noi lo sanno, e per cui stiamo sviluppando questa attività. Ho letto delle email che qualcuno era interessata, per cui se si vuole mettere in contatto con noi, o ancora meglio col comitato nazionale sulla questione dell'autonomia differenziata, credo che questo sia un terreno a cui noi non possiamo sottrarci. Vi ringrazio e buonasera a tutti. Bene, adesso parlo Rinaldi e poi Lino, non so il cognome. Sì, io diciamo sarò brevissima vista l'ora. Sono Rosa Rinaldi della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista, e sarò breve nel senso che penso che la discussione che ha fatto questa sera è naturalmente importante come quella che ho fatto la scorsa settimana, e credo che dovremmo provare ad affinare anche il nostro modo di ragionare, renderlo un po' più proficuo, più finalizzato, e stasera comunque abbiamo seminato, a mio avviso, su diverse questioni. Ecco, io credo, voglio darlo qui come contributo, diciamo, io pensavo di iscrivermi appunto al gruppo sul manifesto, perché credo che noi dobbiamo porci degli obiettivi che siano anche di lunga scadenza, nel senso che l'ambizione più grande, soprattutto perché siamo in una sede come questa di Meccanismo Democratico con cui discutiamo, è proprio quello di fare esattamente quello che è accaduto negli anni 70, cioè provare a cambiare la vita. Allora si è cambiato, perché la riforma sanitaria, come sapete molto meglio di me, molti di voi possono essere maestri da questo punto di vista, arriva nel 1978, ma dal 70 al 78 c'è stato un arco di iniziative legislative e di leggi che hanno proprio mutato il segno, diciamo così, sociale e politico di quegli anni, prima appunto anche della 833. E il paradigma più importante che si cambiò fu esattamente quello della partecipazione e dell'appropriazione, attraverso la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, della gestione dei servizi. Le unità sociosanitarie locali, lo voglio ricordare perché io ho fatto parte di un comitato di gestione di una USL appena sono state, appunto subito dopo la riforma sanitaria, e prima ero in un consorzio sanitario di zona, si basavano appunto sulla questione della prevenzione e della gestione diretta anche dei servizi. Allora il tema, a mio avviso, da riprendere in mano è che, siccome avevamo ragione ad opporci al fatto che nel 92 le unità sociosanitarie locali sono state trasformate in aziende, e quindi si fa bene a dire che la sanità non è un'azienda,
forse non dovrebbe essere un'azienda, visto che così l'hanno catalogata. Allora, io penso che il tema della partecipazione, dell'informazione, del coinvolgimento debba essere anche l'elemento che noi dobbiamo rimettere al centro, così come tutte le cose sono state dette, non le ripeto per brevità, io le condivido: il territorio, la prevenzione, ricostruire una rete appunto di servizi sul territorio. Quindi non voglio aggiungere molto altro, perché ho ascoltato sinora e ripeto, con molti degli interventi io sono d'accordo. Non sono d'accordo con chi ritiene che, magari poi facendo un ragionamento più lungo, la pensiamo tutti allo stesso modo, cioè sul fatto che avere una cultura aziendale sui servizi in fondo non è sbagliato. No, io penso sia profondamente sbagliato, perché la terminologia azienda in sanità, come in altre aziende cosiddette pubbliche, ha modificato lì il paradigma. Perché appunto, diciamo così, la gestione, sono nati gli amministratori delegati, i consigli di amministrazione, è stato scippato tutto alla partecipazione. Ecco, io penso che queste cose dobbiamo rimettere al centro, perché serve alle lavoratrici e ai lavoratori, su cui appunto è nata anche medicina democratica, come è stato ricordato anche la volta scorsa, e serve appunto riappropriarci di un terreno che è un terreno pubblico e sociale. Sono d'accordo, e vado a concludere, con chi proponeva, non so se un gruppo di lavoro, sulla questione dell'autonomia differenziata regionale, perché le regioni sono diventate anche le nostre, chiamiamole, interlocutrici, e hanno tanto danno, hanno pure fatto, e adesso vorrebbero, diciamo, ancora più mano libera, creando, diciamo, differenze profonde. Quindi io sono dell'opinione che nessuna autonomia differenziata vada sostenuta ed approvata. Ecco, io penso che un terreno di iniziativa, ne discuteremo ancora, a quest'ora non si può, dobbiamo accimentarci nel lavoro concreto, debba avere anche un respiro lungo, perché siccome avevamo ragione, io penso dobbiamo riconquistare tutto. Ci hanno tolto tutto e tutto andrebbe riconquistato, perché questa vicenda della pandemia, se ce n'era bisogno, dimostra che appunto noi avevamo ragione quando volevamo una sanità differente. Quindi chiudo qui per dire anche che magari nel manifesto proviamo a ragionare appunto su un percorso in cui chiamiamo le persone a lottare. Va bene, grazie. Adesso Lino, poi Umberto Reste. Allora, ciao, sono Lino Parra, non sapevi il mio cognome. Chiamo da Milano, sono un compagno del partito dei CARC. Lo si vede nel... Mi vedi? Nel riquadro. Ah, sì. Nel riquadro. Bene. Se, allora, io intanto saluto molto felicemente questo coordinamento nazionale della sanità che Medicina Democratica ha formato. Vuol dire che le cose nel nostro paese si muovono, e si muovono positivamente. Parto da una citazione che ha fatto la Ida: noi siamo nati da un'azione per impedire quello che sta succedendo nel nostro paese, quindi per organizzarsi, quindi il coordinamento è frutto di questo lavoro. Stiamo lavorando in una situazione di emergenza e quindi, cari amici e cari compagni, ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo proporre e dobbiamo lavorare con proposte forti di emergenza. Qualcuno prima ha detto che nulla sarà come prima, infatti nulla sarà come prima, ma tutto potrà essere meglio di prima se noi non ci facciamo legare le mani e non lasciamo che ci impediscano proprio le nostre libertà, il diritto di espressione, la libertà di pensiero. E quindi se oggi riusciamo a costruire, a riprenderci quello che loro hanno tentato stanno tentando di riprenderci, e quello che riusciremo a fare oggi sarà quello che noi ci troveremo domani, perché riusciremo sicuramente a riprenderci tutto, perché la storia sta dimostrando che le masse popolari, gli operai, i lavoratori della sanità e non solo, si mobilitano e quindi sanno che cosa c'è da fare. Oggi qua non si tratta di scegliere tra continuare a vivere in maniera tranquilla e sopportabile oppure buttarci all'avventura. Oggi qua si tratta di essere consapevoli di quello che c'è da fare, dei passi concreti che abbiamo da fare. Uno dei compiti del coordinamento nazionale della sanità, secondo me, è quello di essere legati ai lavoratori.
e quindi di tenere conto della situazione che come si sta determinando, quindi tenere conto per esempio dei ricatti che nei posti di lavoro si stanno manifestando sugli operai principalmente, sui lavoratori della sanità, su tutti gli altri settori dei lavoratori. Per quanto riguarda il problema dei lavoratori della sanità, si parla della mancanza dei posti letto, si parla della mancanza del personale, si parla dei carichi di lavoro che sono aumentati tantissimo. Si parla per esempio di quello che citava anche la Gina prima, della questione della fedeltà aziendale, che è uno degli aspetti che io non ho sentito parlare e che invece secondo me va trattato in maniera molto determinata, perché sulla questione della fedeltà aziendale abbiamo sicuramente da lavorarci molto, abbiamo da lavorarci molto sul problema della sanità, abbiamo da lavorarci molto anche all'interno delle fabbriche, perché molti lavoratori all'interno delle strutture siderurgiche, per esempio, stanno subendo ricatti, intimidazioni, minacce, allontanamenti, tentativi di licenziamento e anche azioni a dir poco sconcertanti, fatti di brutte cose, quindi di minacce concrete. Cosa fare, insomma? Noi dobbiamo per esempio, per quanto riguarda la questione della campagna contro la fedeltà aziendale, abbiamo un esempio concreto. Marco Lenzoni, credo che lo conosciate tutti, è un esempio di come stanno praticamente cercando di intimidire i lavoratori. Marco Lenzoni è un lavoratore della sanità che il 9 giugno dovrà comparire davanti alla disciplinare per aver denunciato praticamente quello che migliaia di persone oggi nel nostro paese stanno subendo grazie alla privatizzazione, allo smantellamento della sanità. Quindi noi concretamente come coordinamento della sanità cosa bisogna fare? Bisogna andare per esempio sotto le fabbriche. I comitati per la salute pubblica, tutti i comitati che stasera hanno parlato e che credo ancora parleranno, così come il Coordinamento Nazionale della Sanità, deve mobilitarsi per andare alle fabbriche a sostenere gli operai che oltre a difendere la loro incolumità fisica all'interno delle fabbriche che la Confindustria ha preteso rimanessero aperte con il sostegno del governo, cercano in qualche maniera di difendere anche la popolazione, le proprie famiglie e tutto l'ambiente nella quale la realtà siderurgica è collocata. Bisogna andare sotto gli ospedali, noi dobbiamo entrare in rapporto con i lavoratori della sanità. Se non facciamo questi passaggi concreti, io penso che avremo delle difficoltà, e le abbiamo viste in questi ultimi anni, insomma, perché andare a prendere contatto con i lavoratori della sanità è stato sempre uno degli aspetti difficili, complicati, per i ricatti, per le intimidazioni, per il problema della fedeltà aziendale e quindi di tutto quello che i lavoratori sono costretti a subire. Un ragionamento su questo punto e quindi una campagna nazionale di cui il Coordinamento Nazionale della Sanità e tutti gli altri comitati si fanno carico, io credo che sia uno dei compiti principali che oggi noi abbiamo da portare avanti. Ci sono due coordinamenti nazionali della sanità, uno mi sembra che sia quello rappresentato dalla IDA 30 Lance, e uno quello che, di cui Medicina Democratica si sta facendo carico. Bene, insomma, vuol dire che ci sono delle realtà nel nostro paese che hanno lo stimolo, la forza, la determinazione a organizzarsi e andare avanti. Bisogna che queste esperienze si per aggregare i lavoratori e per dimostrare che nel nostro paese tutto quelli che stanno cercando di rubarci, noi glielo impediremo con tutte le nostre forze e con il lavoro che i coordinamenti oggi possono e devono mettere in campo, con l'aiuto e il supporto di tutti quelli che hanno a cuore la Costituzione, le libertà democratiche, la sanità pubblica ed efficiente, e quindi cercare di rigettare indietro tutte le manovre che questi stanno cercando di fare sulla nostra pelle. Detto questo, mi fermo perché mi sembra che il tempo l'ho esaurito. Vi ringrazio per la possibilità di intervento. Allora, adesso c'è Umberto Reste, poi c'è Svitlana, spero di aver detto giusto, poi non ho più interventi e passerei appunto a questo punto la parola a Fulvio Aurora, che tenta di fare una momentanea e provvisoria sintesi. Ok, allora io intervengo solo perché su un paio di questioni finora non sono state centrate.
Io sono Umberto Resta di Sinistra Anticapitalista Napoli e sono un ricercatore del CNR, attualmente in pensione, ma che continua comunque ad avere rapporti con l'istituto di appartenenza. E le cose che vorrei dire sono essenzialmente queste. Io penso che il tema della ricerca scientifica, in special modo della ricerca biomedica, non possa essere disgiunto dal problema della sanità e della salute. L'esperienza di Covid ci ha dimostrato proprio questo, dell'importanza della ricerca pubblica e anche dell'importanza del far crescere la consapevolezza della scienza a livello di massa, perché in questo momento della pandemia una cosa che è risultata è che nei media, attraverso i social, si sono sparse tutta una serie di inesattezze, di cose assurde, di fake news, di complotti vari, eccetera. Allora, il compito della ricerca è anche quello di fare chiarezza scientifica, e anche questo è una cosa sociale importante. Però adesso non vorrei dilungarmi molto sul mondo della ricerca, volevo solo dire che la ricerca ha avuto una fase di degrado sempre maggiore e i tagli alla ricerca sono stati enormi, per cui quella di oggi, la ricerca pubblica italiana oggi, è un qualche cosa di estremamente disastrato, con impossibilità di poter lavorare in modo buono, con una precarizzazione, con un precariato enorme di giovani che poi non riescono a trovare una sistemazione e vanno via, e questo è un vero peccato, e con tutta una serie di meccanismi di aziendalizzazione che paralleli a quelli che si hanno nella sanità, nella scuola, eccetera, ma ugualmente dannosi. Ora, di tutto questo, di tutto ciò, credo che un qualcosa debba pure entrare in questo manifesto che si pensa di scrivere. Ora, l'altro punto, però forse sapendo che Svitlana ne parlerà dopo, non lo accenno solamente, che è quello che la sanità non è solo quella degli italiani, diciamo così, ma anche quella dei migranti, e che costituiscono una parte importante dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista del lavoro, della comunità nazionale. E su questo penso che come nucleo di compagni che si interessano di questo dovremmo farcene carico. E infine vorrei dire che mi piacerebbe che questa aggregazione si organizzasse anche a livello locale, proprio questa ricchezza di componenti sindacali, politiche, associative, di lavoratori, di studenti, eccetera, è qualcosa di estremamente fecondo e dovremmo provare a trasferirlo anche sui territori, a cominciare appunto come minimo con una dimensione regionale. E infine, e chiudo, vorrei dire solo che sono d'accordo con quelli che hanno detto che in parallelo alla richiesta del sovvenzionare e salvaguardare la sanità pubblica ci fosse anche un discorso politico su dove prendere i soldi, cioè le spese militari, la patrimoniale e tutte queste altre cose. Credo che le cose vanno viste complessivamente, non è solamente un rivendicazionismo, ma anche una scelta politica complessiva di tipo diverso. Grazie. Ok, adesso Svitlana, e poi nel frattempo ha chiesto un breve intervento Tiziano Prodi prima di Fulvio Roa. Svitlana, ci sei? Aiuto. Magari c'è il microfono spento. Dove sei? Svitlana non la vedo più. Vabbè, cominciamo con Tiziano Prodi, poi vediamo di recuperarla. Ok. Allora, innanzitutto buonasera di nuovo a tutti. Ci tengo a fare un brevissimo intervento perché come Sisma abbiamo deciso ultimamente di esporci ed esprimerci in merito a quella che è la difesa attiva del sistema sanitario nazionale, un sistema sanitario che sia
pubblico equo universalistico, secondo quello che molti di noi hanno detto già stasera. Quello che vorremmo invitare tutti a fare è superare adesso quella che è un po' il racconto del proprio piccolo orticello e iniziare ad agire come una rete. Noi siamo qui oggi proprio perché vorremmo vedere se c'è lo spazio per poter fare rete e condurre tutti insieme quella che è una battaglia che ho visto stasera accomuna tutti noi. Quindi, secondo l'opinione mia, che parlo a nome dell'associazione, sarebbe interessante poter vedere se effettivamente c'è uno spazio di intervento e di collaborazione che possa andare oltre, quindi un fare rete e un compiere delle azioni concrete e pianificate che possano portarci sul lungo termine a raggiungere quelli che sono gli obiettivi di tutti. Quindi attraverso quelli che sono degli obiettivi strutturati. Ecco. Ci tenevo a dirlo perché secondo noi, se questo percorso dovesse andare avanti, c'è bisogno di passare all'azione. Detto questo, ci tengo a precisare, perché non l'ho fatto durante la presentazione all'inizio dell'OLM, che noi quando si è parlato del coinvolgimento partitico, noi come associazione siamo un'associazione apartitica e abbiamo una politica molto ristretta sulle eventuali collaborazioni con gli stessi. Ci impegneremo comunque a portare avanti i progetti di rete qualora questi fossero condivisi dalla nostra associazione, fossero dei progetti concreti basati su una programmazione futura, e tuttavia appunto lo faremo nel pieno rispetto della nostra politica qualora fossero coinvolte delle realtà partitiche. Ci tenevo a precisarlo visto che ho preso parola, e ringrazio comunque tutti per gli interventi. Molte grazie. Svitlana io non la vedo più tra i presenti, per cui avrà avuto qualche problema, per cui direi di dare la parola a Fulvio per una chiusa momentanea. Ci sei, Fulvio? Fulvio? Aiuto. Giustamente è una chiusura momentanea. Credo che c'è stata una grande ricchezza di interventi e di riflessioni oggi, che merita di essere rivista per poi magari scriverlo una conclusione più articolata e quindi più nel quale i partecipanti si riconoscano appieno. Adesso due parole semplicemente perché una conclusione serve sempre. E serve nel senso che è stato appena detto di passare all'azione. Cioè abbiamo visto che è diventato di senso comune la necessità di mettersi insieme per ottenere dei risultati concreti. Naturalmente mettersi insieme ha specificato avere dei punti sostanziali comuni, anche se non necessariamente tutti la devono pensare allo stesso modo. Quindi, però comunque c'è bene una base assolutamente importante. Credo che qualcuno l'ha anche ricordato, la riforma sanitaria del 78 è maturata le lotte operaie degli anni precedenti, anzi addirittura è partita, abbiamo fatto un convegno apposito durante la Resistenza. E quindi in quel periodo, quello soprattutto delle lotte operaie, c'era una... Da un lato c'era il padrone che era ben organizzato, ma dall'altro c'era anche la classe operaia, che era non altrettanto organizzato, ma comunque abbastanza forte. E questo ha portato anche ad una modificazione culturale di poco conto, che ha posto le basi fondamentali della riforma stessa. Benissimo, oggi siamo in una condizione diversa, perché abbiamo sicuramente un padrone forte che ti chiede anche i soldi della sanità per l'azienda, no?
e abbiamo molto di meno una classe operaia rispetto alle situazioni passate. Però comunque in questa negatività del famoso Covid è venuto fuori la necessità delle associazioni, dei movimenti di associarsi. Uno, senza naturalmente mettere sopra tutti gli altri. Due, è emersa nel negativo la classe lavoratrice della sanità, nel negativo nel senso soffrendola sulla sua pelle. E quindi questa cosa va tenuta in considerazione anche per un eventuale lavoro successivo che possiamo fare. Allora, per arrivare, diciamo, pratico, uno dei nodi che è venuto fuori è quello famoso delle RSA. Noi abbiamo già fatto un gruppo di lavoro non di medicina democratica, ma diciamo più allargato, e vorremmo continuare a farlo con chi è disponibile. E pertanto chi è disponibile mette il nome e verrà invitato alla prossima riunione. Stesso discorso sarebbe per il discorso del lavoro, perché credo che sia assolutamente fondamentale oggi vedere che cosa succede nei luoghi di lavoro con il Covid e senza il Covid, nel senso di dire che la condizione lavorativa produce nocività e quindi non bastano le mascherine, no? Ci vuole anche un'analisi del processo produttivo e occorre anche metterlo in discussione con tutto ciò che questo comporta. Terza cosa che dico dal punto di vista poi della continuità, che ha degli aspetti contraddittori per certi versi, è quella delle due ipotesi che si facevano, la legge di iniziativa popolare di riforma delle controriforme. E naturalmente metto in testa il diritto alla salute dell'articolo 32 della Costituzione. L'aspetto sanitario è un aspetto importante e però non copre tutto, anche se è evidentemente assolutamente pregnante. E quindi su questo credo che quello che possiamo fare anche qui è vedere chi è disponibile a lavorarci sopra, senza nessuna imposizione di nessun tipo. Cioè nel senso che è vero quello che è stato detto, ma è vero perché la condizione, diciamo, istituzionale politica è una condizione disastrata. Cioè noi possiamo dire qualsiasi cosa, fare qualsiasi documento, ma poi non c'è nessuno che pensa di chi è a livello istituzionale pensa di prenderlo in considerazione. E quindi questo, però, cosa ci abbiamo? Abbiamo i movimenti. Adesso abbiamo visto che con i movimenti ci sono anche i sindacati, almeno una parte di essi, e quindi possiamo costituire una forza e magari possiamo pensare alla fine di questo periodo, diciamo, ad una manifestazione nazionale per il diritto alla salute, e nel frattempo studiamo, ci incontriamo e vediamo che cosa può venire fuori in concreto. Sulla questione del referendum, che è naturalmente più difficile perché la legge di iniziativa popolare vuol dire 50.000 firme, sempre con una necessità comunque di lavoro comune. Il referendum ne vuol dire 500.000 e quindi evidentemente ci devono essere le condizioni per poterlo fare. Però sia l'una che l'altra serve per continuare il lavoro comune e quindi per tenere in piedi, per tenere insieme, per aumentare i livelli di aggregazione e quindi per trovare la forza di arrivare a ottenere le cose che ci sono, che sono stabilite. Naturalmente anche il discorso del manifesto che era stato prima, che era stato fatto prima, resta nella direzione che avevamo detto. Quindi noi mettiamo insieme, scriviamo e quindi lo facciamo girare
chi è disponibile e vuol cominciare a partecipare, benissimo. Io ripeto, per adesso questa cosa la facciamo dal punto di vista tecnico, se volete, per tenere le fila come Medicina Democratica, ma non è detto che sia sempre così. Cioè, la cosa chiara è che siamo tutti sullo stesso piano e che quindi tutti contribuiscono allo stesso modo. E quindi ringraziamo tutti per la partecipazione e alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Buona serata. Buona serata a tutti. Non so se si sente. Come tutti. No. Si sente? Sentiamo. Arrivederci. Ciao. Buonanotte. Ciao Fulvio. Ciao Mina. Ciao Marco. Ciao Barbara. Ciao Laura. Poi c'è anche Mario qui. Mario, ciao, che piacere. Mario Murdi. Sardinia and Basilicata. Come stai? Beh, scusate, l'intreccio qua fra Milano, Roma, Matera, Cagliari. Dicevi qualcosa, Laura? No. Ma pure Napoli ci sta. Ciao Napoli, io sono molto più vicina a te di quanto tu possa immaginare. Sono di Fondi. Ah, io volevo dire solo una cosa, io faccio parte del Comitato di Lotta per la Salute Mentale e sto anche nella Consulta Salute e Sanità. E comunque la salute mentale è proprio ghettizzata, quindi... E partecipo anche per questa motivazione qua, oltre per altre motivazioni. È una branca fondamentale, non per nulla. Anche. È perché è molto più bistrattata e sono poche le persone che si interessano. Cristina, io sono l'addetto stampa dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna. Mi seguo proprio questi argomenti oltre a Medicina Democratica. No, quindi... noi abbiamo fatto una manifestazione a San Gennaro, ma noi siamo da 8-9 anni facendo questo, anzi io di più, perché ho fatto parte anche dell'AFASP tanti anni fa. E comunque le cose non si muovono mai, è un muro. Cioè, noi abbiamo un muro davanti. Su tutto, sono d'accordo con te. Abbiamo lottato slegalo subito, cioè slegare le persone che si legano ancora ai letti. Abbiamo fatto una, cioè, sono andati in carcere anche alcuni medici del San Gennaro. Aiuto. Quindi. E poi anche sto nel comitato di lotta, sempre di lotta. Siamo sempre al quartiere Napoli Est contro l'inquinamento. Stiamo sempre a lottare. Un po' di tutto comunque. Stiamo sempre a lottare, Ernestina. Sì, è una vita che faccio volontariato. Sono da forse da quando ho cominciato a capire qualcosa. Ma io mi intendo molto con quella parlata là. Vabbè. La mia doppia anima. Sì, è la passione proprio perché uno vuole migliorare, io sogno, quindi voglio sempre un mondo migliore, però vedo che l'otto quasi va indietro, stiamo andando indietro di 20 anni. Adesso ci diamo una smossa e vedrai. Sì, speriamo, dai. Alcune cose ci siamo riuscite, però purtroppo poi si va indietro un'altra volta. Non si va indietro. Lo so, ma noi mentalmente andiamo avanti. Ok. Ma il contesto che rimane indietro. Scusate la digressione. Vabbè. Non lo so, ci vorrebbe un'infezione mentale invece di quello che abbiamo avuto questa malattia, però ci voleva mentale per far migliorare un po' le persone umanamente. Una nuova umanesimo. Vabbè, è lungo il discorso. Facciamo una mozione. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Buona serata. Bene, arrivederci. Ciao Paolo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Buonanotte. Ciao.